Signori, buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti in questo streaming fatto di Pokémon e di gioia e di famiglia e di tutto. Grazie, grazie, grazie signori di essere qua, ben ritrovati, le ferie sono ufficialmente finite. Questo significa che si ritorna alle nostre mansioni quotidiane con qualche sorpresa, grazie a un Antilope 32 che si abbona per il 14° mese. Grazie mille anche a Sara che si è abbonata per il 13° e grazie a Gardenic Tosk che si è abbonato per il 31° mese. Buonasera a tutti e benvenuti in questa bellissima live, grazie anche a Marco Ghiraldi che si abbona per il 33° di mese. Mi siete mancati anche voi e non vedo l'ora, insomma, di intraprendere questo bel viaggetto insieme. Sì, però pure te che metti 700 sub come obiettivo e non 1000. Va bene, va bene, va bene. Dobbiamo fare 1000? Ciao 1000. Va bene, Ferdi, va bene, Ferdi. Il titolo va bene, Ferdi. Allora, va bene, Ferdi. Aspetta, aspetta, che mi devo aggiornare. Saranno 6:43 perché ne sono arrivate altri. Vabbè, vabbè. Vabbè, facciamo sta sfida, facciamo sta sfida. A me, figurati, a me è meglio. Mi porto a casa più stipendio. Andiamo. 08 2020. Let's go. Let's go. 2021. Vai. Chiamate Wolfer Cerbero e Mariello e Curze e Dr. Starz e Dragon Blood. Andiamo. E sono qui. 643, 64%. Let's go. Omori lo porteremo domenica, ragazzi, ok? Domenica andiamo avanti con Omori. Il programma della serata è il seguente, ok? Ciao Alessandro, sei stato il motivo principale per il quale sono tornato a giocare a Pokémon. So che tanti te lo scrivono, ma per me è stato davvero così, te lo dico senza peli sulla lingua, mi fa piacerissimo. Insomma, ti ci vuole bene, mi mantieni sempre in compagnia con i tuoi video. Ringrazio, ringrazio anche Billarolla95 che si abbona per il 14° mese. Tutto bene con la voce? Assolutamente, ragazzi. No, no, tutto a posto. Allora, cosa succede stasera? Stasera succede che cominciamo in maniera molto scialla con la Nuzlocke. Almeno non si sfora subito dopo i primi 20 minuti. Va bene, ok, Ferdi. Vabbè, grazie a Sbides che si abbona per il 7° mese. Buonasera, salve, dopo 2 settimane si torna a vedere le live e ci si suba subito. Mi siete mancati, auguri di buon anno a te e Chiara Gatti, grazie. Dicevo, si fa un bel po' di Nuzlocke, ok? Quindi questa è la cosa più importante, fare un bel po' di Nuzlocke. Poi dopo andiamo avanti fino a mezzanotte stasera, quindi faremo un bel po' di Nuzlocke. Dopodiché succede una cosa. Succede una roba molto particolare che è con un amico che apprezza come me i videogiochi. Grazie Jackie Carr che si abbona per il 5° mese, ciao bello. Con un amico faremo una cosa particolare a mezzanotte, grazie a Mattia Giusti, grazie per il 9° mese di sub. Diciamo che grazie a Rasta99 che si abbona per il 3° mese, ok? Diciamo questo, grazie a Griffintor1991. Quante volte abbiamo detto che ci sono gli onorevoli boss, no? Tante volte, ok? Però poi gli onorevoli boss ci hanno sempre, in qualche modo, non dato troppo filo da torcere, salvo rari casi. E io invece, a questo punto, dico che se io da solo sono stato in grado di reggere gli onorevoli boss, cosa succede se dovessi fare una partnership con un amico del deserto davanti a degli onorevoli boss naturali che sanno di foresta? Aspettate mezzanotte per saperne di più. Quando io e il mio amico del deserto andremo a sfidare dell'onorevole Bossanza, chissà dove, chissà come, chissà quando. Ragazzi, io non vi dico altro. Grazie a Serena che si abbona per il 4° mese. Sono 4 come gli anni di un Cristo molto piccolo. Meno male che ci siete voi. Intanto, ragazzi, io faccio partire il tutto. Faccio crea output streaming, così vedo grande. Ecco. Faccio partire. Grazie a BaseK2 che si abbona per il 14° mese. Ah, già eravamo nella grotta dei cazzi. Grazie a Factory Reset che si abbona per il 7° mese. Grazie a Player Run che si abbona per il 3°. Bentornati dalle vacanze. Purtroppo riesco ad estendere l'abbonamento regalato solo questo mese. Però vi mando tanti bacetti. Dammi la forza di finire un report in giapponese per l'esame. Io ti do la forza con una grande Genki Dama. E grazie a Giorgione96 che sta passando il favore alla community per il regalo ricevuto da Wolfer Cerbero. Signori, siamo proprio alla massima potenza.
Cioè, Giorgione ha ricevuto da Wolfer Cerber una sub e l'ha data in regalo. Signori, 657 sub. Tensione, tensione. Allora, io intanto mi comincio subito a muovere. Ricordo che potete subarvi con il Prime. Passate il mouse sul video dello streaming. Se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate e siete dei nostri. Col punto esclamativo Prime potete linkare il vostro account Amazon al vostro account Twitch e creare un account Twitch Prime. Grazie a Rijkarar, che sia buona per l'ottavo mese. Non riuscirò a seguirti perché al momento sto recuperando la live di Silent Hill. Buona serata a te e diverti. Insomma, sempre me guardi, quindi va benissimo. Allora, siamo al grotto ritto, esatto. Al grotto ritto. E bene così. Ah, ma c'è Giulione. Ah, ragazzi, tra l'altro vi ricordo che qui abbiamo Frangi Aura e altre cose. Quindi Aura Folletto e Aura Tetra. Dovete finire però il livello 3 della sub, signori. Sono 2 minuti e 24 alla fine del countdown. Quindi let's go. Non vi manca tanto. Perché non mi si apre? Ah, non sta andando però qui il cazzo. Ah, ecco, ecco, perché non stava andando il cazzo. Ora ha molto senso questa cosa. A posto. Però devo spostarmi di qui e poi di qua. A posto. Fatemi vedere un attimo come siamo messi. Fuck. Allora, Fausto secondo me può farcela, ma necessita di un curo che gli do senza il troppo il problema. Ok. Andiamo easy. Sbaraglieremo tutti, così potremo fare quello che ci pare. Anz, anz, aninno, enno. Allora, vorrei far notare un... Signori, Giaco 1994 ha il palle Maximo, Gagli 89, estende l'abbonamento ricevuto da Elliot. Signori, si parte con il treno dell'hype e dell'ufanza. Mi fa mai venire in mente il codino della tipa del Team Flair? Una motocicletta da prendere. No, vabbè. Dimenticate quello che vi ho detto. Entra Gulpins. Vabbè, let's go, Gulpin. C'è l'audio doppio. Che vuol dire c'è l'audio doppio, Tommy Fanta? Non lo so, spero che sia solo per te. No, 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 ma infatti non volevo dire niente, ragazzi. Tra l'altro oggi giornata di ban su Twitch. Ines, lascia perdere. Bronny Junior, se buono per il terzo mese. Grazie per tutto quello che date ogni giorno. Figuratevi, ragazzi, per noi è un piacere. Let's go. Andiamo. Campuso. Entriamo. Anche io sento doppio. Ma che cazzo vuol dire che sentite? Ah. E adesso? Adesso sentite doppio? Adesso non più. No, come Zenwo, Zenwo. Come Zenwo, Zenwo. Adesso? Adesso com'è? Top? Perfetto. Oh, allora era colpa mia, ragazzi, era colpa mia. Il bel sento, perfetto, il bel sento, l'ottimo sento. Ragazzi, però 3 minuti e 40 alla fine di questo hype train livello 3, bisogna completare. Ma no, io ho fatto un cazzo. Mario. Ma io faccio un cazzo. E l'introfozza che cos'è? Come cica cica ciaccia. Ma così io non posso sapere quale dei cica cica ciaccia è. Allora, o è psico o è terra, uno dei due. Giusto. Un turno di slip lo devo fare per forza. Fausto dorme. No, ragazzi. C'è Fausto entro forza psico. Oh! Gianni! Il Bulbasaur prende comunque per uno. Grazie a Arima che sia buona per il 13° mese. Let's go. Ragazzi, let's go. Io sapete cosa faccio? Curo. Ho del curo da curare. E poi faccio dell'individuo. Buono. Dicevo, siamo a 2 minuti e 29 dalla fine del livello 3 dell'hype train. Ragazzi, grazie a Nami Bella Gnocca che sia buona per il quarto mese. Let's go. Adesso dobbiamo fare dell'individuazione, Individuiamo il problema. Grazie Chicco Twitch che ci mette 200 bizzini. Grazie per avermi fatto conoscere. Porco il cazzo. Omori, grazie a Tsuna che sei buona per il 13° mese. Grazie a Rico Kun che regala una sub. Signori, il nostro palle è Maximo. Dai, individualo.
Non critta, eh. Cristo Madonna. Grazie Andre Link che regala 5 sub. Let's go signori, 1 minuto e 40 alla fine dello hype train. Let's go. Sì, ho capito Ferdi che non mi può avvelenare finché dormo, ma è a più 40 sto coso. Facciamo total party kill da Gulpin. Gesù bambino. E io riprovo a fare individua, raga. Oh, si è svegliato. Io riderei per un total party kill di Gulpin per il content. Ma per il content una sega di nulla, Ferdi. Andiamo a confusarlo. Grazie a Drallis che sei buona per il 33esimo mese, signori. 70 percentile, 60 secondi. E non gli faccio un cazzo. Il confuso. Il confuso. Dai, let's go, let's go. Let's go, Gianni. Dai ragazzi, 40 secondi, dobbiamo finire il livello 3 per aggiungere o sottrarre una cura. Dai bimbi, let's go. C'è poco tempo. Poco, 30 secondi. Se avete il Prime gettatelo, se vi piace il nostro content gettate i 4,99€. Butterei Furragni per il semplice fatto che è bulky, perché Fausto ci muore qui. Dai, grande Matt, che sei buona per il nono mese, ragazzi, 15 secondi. Dai, let's go. 10 secondi, dai, let's go. Grazie, ragazzi. 8 secondi. Grande Andre Link, è completo. No, 97, non ci posso credere. Ragazzi, l'abbiamo perso per 3%. Grande Andre Link, statua veramente gigantesca per lui. Fuck. F. Grande Andre Link che ci ha provato con tutto se stesso, bravo. Pog. La faccina non c'è più, ma Pog si può ancora dire. Pog champ. Ok. Ma ragazzi, ci eravate per un palle di niente, eh. Per un palle di niente. Ragazzi, 19 cure. Allora, andrei di Botint qui. Onda va bene in realtà, perché non penso che ci possa fare del malox eccessivo. 2 PS. Ragazzi, Furragni, cioè, si fa la randa solo. Ah, c'è Bitorzo l'elmo. È morto ucciso dal Bitorzo l'elmo. Com'è possibile? Mi esco. Pog. Grazie a Nick che sia buona per il 14esimo mese. Il tuo palle è massimo, amico mio. Il tuo palle è veramente massimo. Noi abbiamo la nostra motoretta, la nostra... Ve la ricordate la mia mini moto gialla? Qualcuno si ricorda la mia mini moto gialla? Era la canzone di una bambina intervistata da Dipré, che a un certo punto tipo bestemmiava o diceva un sacco di parolacce. Ma era tipo una bambina di 6 anni, 7 anni. Era veramente una roba... E cominciava... Sì, antiparalisi, ma quanto sono imbecille. Cominciava come una roba abbastanza blanda, tipo lei che cantava cose tranquille. Adesso vi canto una canzone, la mia mini moto gialla. E quindi cominciava con questa canzone, insomma, tranquilla, da bimbi, da vaffanculo. E poi invece andava a bestemmiare fortissimo. Non mi ricordo esattamente che cosa dicesse nella canzone, ma... Gesù bambino. Siamo già lotta psico. Ergo sinergo. Non è il caso di fare. Grazie a Sazerac94 che sei buona per il quinto mese. Ergo sinergo, non è il caso di fare del Provence. Grazie a Rock Luca che sei buona per il 13esimo mese. Buon anno Saito, spero tutto bene. Un nuovo main con un range leggermente più lungo del precedente. Prossima volta solo disrespetto. Un abbraccio forte, buona live, un saluto a Marcolino Random. Cazzo Rock Luca, con un range non indifferente cos'è? Sephiroth, visto che prima giocavi Byleth. Il Sephiroth lo sto giocando anch'io parecchio in realtà, No, fai la prova di introforza un cazzo, Shiny Weavile, muoio. Mettiamo il Froakie Tusk. Ghinididinighi, perché se ha Etere Lama e mi fa del Cryptonzi Pons, io faccio del Fanculzi Fols e non sono tanto contento. Non so se dicesse Gesù bambino, no, Gesù bambino penso di averlo detto io.
Ah, ovviamente Sephiroth, ok. Che cazzo mi ha fatto? Mi ha annusato il culo? Non l'ho visto, ho visto solo un'animazione d'annuso. Avrei potuto fare leccata, ma penso che... Etere Lama al 16, vabbè, magari c'ha aerosol là come... aerosol? let's go, ragazzi. Nulla di personale. Nulla di personale. Aerosol. Attacco di tipo volante. Zazani Zuzu, che è il verso di Manectric. Zazani Zuzu, tanto lo sentirete più in là nel... Oh madonna, ma questi sono due. Questi vogliono fare il sesso. Seminiamo il terrore con eleganza. Noi siamo il Team Flair. Invece dei fossili abbiamo trovato un ragazzino. Saidonia. Ah, sereno. Quelli del Team Flair sono in due. Dobbiamo anche noi fare il due. Let's go. Due contro due. Ah, ho già lottato contro altri membri del Team Flair. Let's go. Non ho niente in contrario se volete la felicità di quelli del vostro team. Ma l'idea di farci sparire tutti è assurda. Grazie Piazza che regala un abbonamento all'Airif. Che bellezza quando vi regalate gli abbonamenti. Grazie mille ragazzi per i regalini. Grazie, grazie, grazie. 687 sub. Ragazzi, meno 13 alle 700. Le 700 van fatte, eh. 700 van fatte. Poi dopo... Dopo, in realtà, arrivati a 700 cominciamo a fare meno 300. Che conoscendo questa community è comunque fattibile. Ma intanto togliamoci 700. Gianni Morandi, ciao. Non riesco più a non vederlo. Ma secondo voi ce l'hanno fatte delle fan art? Scusate, devo fare un attimo una ricerca. No. No. C'è tanta roba di Elisio. Ma non... No. Anche... ce n'era una pittoresca. Possiamo andare. Let's go. Sì, non riesco a non vederlo, ragazzi. Ok. Ok, allora lei ha Espur contro Scraggy, ma anch'io non è che sia messo meglio. Dio Gesù. Però Krogan che gli farei male. Però poi Fausto Scraggy me lo sessa proprio. Allora, un quadro fiammingo, bravo Nutrio, un bel quadro fiammingo. Allora, veleno... O è solo lotta Krogan? Forse è solo Krogan? È solo Krogan di tipo Krogan. Se sono il 20, sono forti. Allora, Scraggy e Krogan, secondo me con Rosto li ben gestiamo entrambi. E Marcolino, bravo. Allora, voi del gruppo di Subini, se volete fateci una fanart la tizia moto e mandatecela in privato. Cos'è che ha fatto? Riflesso? No, è schermo luce, davanti a Scraggy e Krogan. Serena. Attenzione, la Fanta! Grazie a Giacomo Sert che sei buono per il 10° mese. Sai, do buon anno e complimenti per tutto il lavoro. Io faccio del ringraziamento, ovviamente, di cuore. E poi vado di aereo asato. Aereo asato di qua. Giù Gudanonino. Giù Gudanonino. Supplica. Cos'è? Tira giù. Ah no, fa male. Se no la Fanta. Ragazzi, ha anche altri Pokémon. Non mi lasciano in 2 contro 1 in una Nuzlocke. Ok. C'è Absol e Lidda di Espur. Vabbè, anche noi abbiamo Liddato di Fausto, quindi ci sta. Io penso che possa essere abbastanza intelligente da uccidere Scraggy. Che cazzo parlo io? Perché cazzo parlo io? Vabbè, cica cicchiccia, ciao dai. Ok. Va ragazzi, Serena ha perso la Nuzlocke. Tra l'altro ha anche rotto gli schermi perché ha fatto breccia. Facciamo un aereo asato e andiamo, GG. Ok, let's... attento a Light the Burns the Sky. Me ne sono accorto, ragazzi. Grazie a Checco che sei buona per il 7° mese. Ciao Fra, come dissi a Chiara poco prima della fine dell'anno, siete due delle persone che ammiro di più nella mia vita. Mamma mia, mi avete aiutato in momenti davvero orribili. Grazie Mic Drop, grazie mille a te. Mi hai fatto piangere.
C'è da dire che secondo me qui si presta di più lui. Uno solo proprio. La mia bella divisa ufficiale del Team Fair si è macchiata. Sai quando... rigenerando i fossili si fanno tanti bei show. Anche loro, ragazzi, come Team Rocket. Grazie a Pippi Lord, che si abbona per il quinto mese. Grazie anche a Cirox, che si abbona per la prima volta. Anche durante un periodo non proprio dei migliori, riuscite a tirarmi su. Quindi questa ve la devo. Ma io ti ringrazio, amico mio. Ma e quindi? Ah, ok, puoi passare accanto. E che cosa dicono? Ah, la mia bella difesa si è macchiata. Yes. Dicono proprio quello che hanno detto prima. Cioè, non aggiungono nulla a quello che hanno già detto. Che? Sgroda sto coso. Sgrodinava da sopra. Gianni e Morandi. Allora, io qui faccio del confusione. Vabbè, vediamo se è psicoterra, dai. Che merda. Ragazzi. Che merda. Intro forza psico. Fausto intro forza psico. Ci stanno scienziate qua. Scienziate. Intro forza stab. Fune di fugola. Bella. L'hai trovato? I che? Sì, la cattura l'abbiamo già fatta l'altra volta. C'era Mashop, mi pare. Anche voi in cerca di fossili? Tutto bene? Il Team Flare non si è fatto vedere? Team Flare? Team Flow? Cos'è un Pokémon? Non importa, meglio così. Sembra completamente preso dai fuochi. Ah, perché lo scienzia. Grazie, Quicco Twitch che regala 7 sub. E arriviamo alle 700, signori. Let's go. Grazie mille a Chiccone. E let's go. 700 sub meno 300. Meno 300, è fattibile. Ho appena trovato due fossili, ma sono esemplari che avevo già scoperto. Quindi ve li posso regalare. Preferisci il fossil mascella oppure il... Smoly. Ah, il mascella è Tyrantrum. E il pin è Aurorus. Sony 6003 per streamare, mentre la 7.3 è quella che usiamo per i video. Entrambi gli obiettivi sono Sigma Arts, un 24 e un 32. Allora, Aurorus fa cagare, cioè fa... Però a parte qui, ragazzi, è veramente così il verso di Aurorus. Però fa cagare, ha la per 4 a ghiaccio. E a acciaio. E a ghiaccio. A lotta e acciaio. Grazie Antonino che sei buona per il sesto mese. Ma se Game Freak decidesse di copiare Pokémon Prism, cosa rischierebbe a livello legale? Niente. Assolutamente nulla. Fa ridere, ma assolutamente nulla. Potrebbe copiare un fangame e dire è mio. Io piglierei in mascella, raga. Grazie a Reika88 che sei buona per la prima volta. Il suo pallo è massimo e anche il mio. Forse in mascella, ragazzi. Sì. Grazie a Macrezuno Yaiba che si abbona per il terzo mese. Buonasera, Saito, questo è il mio Prime. Dopo due anni circa in cui non ho potuto sostenervi economicamente, meglio tardi che mai. Tanti bacetti e. Eshutakai! Cos'è? Eshutakai. Grazie mille e grazie anche a Ernest che si abbona per un anno insieme. Comunque, secondo me, Omori è la marca del piano. Ragazzi, ho superato quel trauma. E voglio a tutti bene anche a chi mi ha spoilerato. Voglio bene sempre a tutti, lo sapete. Vuoi quel fossile allora? Sì. Il culo. Ah, Erwin Charge, ok. Bene, allora abbiamo Gagliard, bravi. E chi non sa, non è spoiler. Abbiamo Gagliard, bravi. Sì. Siamo Gagliardi, ragazzi. Abbiamo preso il fossil Gagliardo. Mentre cercavamo l'assistente abbiamo trovato quei tipi loschi del Team Flare. Se vogliamo continuare il viaggio senza problemi, dobbiamo allenarci di più. A questo punto dovremmo andare ad Altoripoli. Che finalmente la città della seconda palestra? Sì, per sfidare il capo palestra. Ok, fantastico. Verso di Aurorus. Remy Gaillard, proprio lui. Lo ricordate Remy Gaillard, ragazzi? Ma che cazzo si vestiva da giraffa? Che cazzo faceva? Vabbè, e quindi adesso devo tornare nella città di prima? Vero? Devo tornare prima. Devo tornare, cazzo dico. Devo tornare prima da casa. Devo tornare prima del copifuoco. Devo tornare da dove sono venuto prima, vero?
Vero, da canguro, da canguro. Marketsu no Yaiba. Marketsu no Yaiba. Gianni Rodari. Rodarico Gianni. Secondo me di qua. No, c'è un Pokémon lì. Ma non ce l'abbiamo una fune di cazza? Cioè è veramente inutile farsi questa, questa parte della foresta cazzopalle. Ragazzi, scusate, mi fa troppo ridere storpiare i nomi con... Cioè sono un bambino di 5 anni e me ne rendo conto, ma a me grotta cazzopalle mi fa ridere, perché immagino se fosse vero. Cioè tu entri in un posto, grotta cazzopalle. Ok. Età mentale 3 anni. Sono d'accordo. Gli artisti devono rimanere piccoli. Sono d'accordo anche su questo. Foresta cazzo qual. Let's go. Spacca tutto. Spacca, spacca, spaccala, spaccala. Dondola il tuo. Bene. Foresta cazzo qual. Ok, posto. Grazie a Cele che sei buona per il quinto mese. Sabbia a piume. Ma qui possiamo fare. Possiamo fare. Confusione quanto c'ha? Sa che c'è 50. Mi sa che facciamo più male contro forza. Crit. Bella raga. Direi di mettere Mirandi. Grazie Giovanni Rrr, che si è buono il 14esimo mese. Oggi nella chat di Intel hanno nominato il Pippo Massimo. Grandi, grandi ragazzi, portate il verbo anche nella chat di Intel. Sono dei bravissimi ragazzi. Peraltro, ve lo dico, stasera in realtà eravamo stati invitati nello studio di Intel, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di andarci. Sia io che Chiara eravamo stati invitati per via della live che dobbiamo fare per forza a mezzanotte per un motivo. Diciamo che è un'anteprima, ecco. Fausto. Diciamo che io potrei già possedere qualcosa che ancora voi non possedete, ma che possedrete presto. Gianni. Spam continui del Pipo Ritto Max, ma che figata. La 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 la. No, cazzo, lui ci voleva però. Gna gna gaggo brrè. PlayStation 7? Sì, PlayStation 7. I remake. Non è Monster Hunter, ragazzi. Non lo è. Gianni Morandi. Mi sono cacato, ragazzi, mi sono cacato. Ho pigiato fuga pensando tanto scappo. In quel momento ho detto, e se è più veloce, mi sono uguale cacato. Non è Monster Hunter, raga. Come può essere Monster Hunter? Aia, grazie a... Grazie a Furo che sei buona per il secondo mese, ragazzi. Oggi ci scappa il morto. No, no, oh, madonna. Pensato che resistesse. Buonasera, Saido. Domanda per pura curiosità. Host Pokémon preferita N. Il castello di N, per la precisione. Vaffanculo, vaffanculo. Vola in back pedala. No, ragazzi, me la faccio tutto in back pedalo. Tutto in back pedalo. Grazie a Beatrice che sia buona per un anno insieme. Ed eccoci qui, grazie per quest'anno insieme, ragazzi. E speriamo che questo 2021 ci riempia di cose belle. Un bacetto a Chiara, Sigma e il piccolo QWERTY. Muah, bacetto anche a te e grazie per l'anno insieme. E no, col cazzo. Però... Ragni. Stino. Anino. Funny Pizzaland 2. Attacca lì. Vabbè, ma con a Furragni forse posso scappare. Scappare. Onde evitare problemi, io metterei davanti proprio Sabago, forse meglio di no. Rocky Task with a pozione. Oh, oh, non ti sentire male. With a pozione, perché con pozione dovrebbe star bene. Con pozione, si chiama a pozione. Che pua. Pokémon Unite probabilmente lo riceverò in ecco, aspettate che backpedalo. Ragazzi, quanto cazzo sono sueggo.
To. Ovviamente. Vaffanculo cazzo. Ok. Back pedalo. No, vacci di culo. Vaffanculo, eh. Saidonia, perché non ti piacciono X e Y? Perché non ti piacciono? Sono dei bei giochi, sono i miei preferiti. Saidonia, perché non ti piacciono X e Y? Saidonia, X e Y sono bellissimi, Saidonia. È tutto perfetto in X e Y. Ma Kalos è bella, Saidonia. Saidonia, perché non... Perché? Perché, Saidonia, non ti piacciono X e Y? Perché non ti... Panino, nino. Ok. Ti prego, esci da questo posto. Basta. Oh. Tazza. Noctonk. Recensori hanno detto senza trollare XY maggiori Sword and Shield e ancora non mi... Ragazzi, non lo so. Lo so che... Ma non ironicamente c'è gente che lo dice, ma sono terribili. Cioè, ora, terribili. Terribili non è ma nulla. Ma sono i giochi Pokémon che ho meno apprezzato di tutti. Allora, io mi levo dal palle senza curarmi, in realtà. Sì. Mi voglio curare nella prossima città, perché se no non ci si fa. Ah no, ma devo andarmi a far resuscitare il fossile, che stupido che sono. Let's go. Banana, banana, la banana, ah, quanto è buona. La da di di da di 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 di. Ok, grazie mille, ecco regalo. Non ero pronto a questo. Avevo dimenticato di aver trovato anche questa mentre ero in cerca di fossili. A proposito, dall'ambra antica si può rigenerare un aerodactyl. Ricordati che è possibile trovare ambra antica spaccando le rocce con la mossa spaccarocce che non abbiamo, giusto? Forse da lui resuscito? Sono venuto qui a studiare i fossili. Vedo che hai un fossile, vuoi rigenerare? Certo che sì. Ok, da questo fossile mascella prenderà vita un Pokémans. Ho rigenerato un Pokémon dal fossile che mi hai consegnato. È Mario, abbine cura. Hai ricevuto Mario. Ah, ma non si può soprannominare. Ciacciacchini, ciaccacciac. Allora, ciacciacchini, ciaccacciac. Buoni un attimo. Mi va bene Tyrant. Però chi togliamo? In realtà nessuno. Cioè, mi piace ciò che ho, se posso essere sincero. Modesto? Grande Akigami00 che regala a Cianuro una sub. 709. Let's go, ragazzi. Modesto rimane lì dove sta. Cioè, ma proprio rimane lì. Grazie a Madman07 che si abbona per la prima volta. E allora, e porco... Sto premendo il tasto giusto. Grazie all'Occhi98 che si abbona per un anno insieme. Dicevo, se volete abbonarvi, porca la miseria, pigiate sul Prime. Potete pigiare sul tasto Free Sub Ready se passate il mouse sul video. Mettete il mouse qua, ok? Se vi esce un tasto con su scritto Free Sub Ready, lo cliccate e siete automaticamente dei nostri. Gannanana, gannanana. I Pokémon dall'altra... Grazie a Mattiax che si abbona per l'undicesimo mese. Let's go. I Pokémon dall'altra parte del vetro osservano tutto il giorno le facce strane delle persone che vengono a trovarli. Grazie a Pietrone Ptunia che si abbona per la prima volta. Grandissima. Pietro Neptunia sarà stato, non Pietrone, però mi piace pensare di sì. Negli abissi più profondi dell'oceano esiste... Grazie a Dottor Fregno che si abbona... Ma quanti si abbonano per la prima volta? Ragazzi, il vostro palle è massimo. Negli abissi più profondi dell'oceano esisteranno Pokémon ancora sconosciuti? Ah. Wow, guarda quel Pokémon, si è nascosto dietro quella roccia. Vorrei nuotare nel mare assieme ai Pokémon. L'abilità acqua scolo non attira e neutralizza. Non solo attira e neutralizza le mosse tipo acqua, ma aumenta anche l'attacco speciale. È vero. Nel mondo ci sono tanti tipi di Pokémon diversi, però dopo quelli di tipo normale, i più diffusi sono quelli senza solo, di tipo acqua. Ed è così dalla prima generazione in realtà. Grazie al Matti, che si abbona per il quarto mese, penso di aver saltato un mese, ma rieccomi qua. Quindi va bene così, certo che va bene così. Ah, ma perché... Qui c'eravamo già stati. Sì, è una... Si va a Petroglifari. È giusto però dove sto andando. Giusto. È corretto questo percorso. Grazie a Salvo che si abbona per l'undicesimo mese. Buon anno raga e si ritorna con la Nuzlocke. Bella lì.
Siamo anche 1208, quindi siamo belli popolati stasera. Bella, mi fa piacere. Qui c'è una bacca mango, buona sa di mango. Buona sa di mango. Non posso ancora spaccare la roccia. Penso che me la dia Mario Cagaboldi, ovvero il secondo capo palestra. Coniti. Fausto, gli diamo una pozza a Fausto. Pippilipi. Ah, ma spaccaroccia ce l'ho. Ma che cazzo, allora certo. La insegno a Fausto. Tanto ne ammetti. Cos'è successo? È arrivata una donazza, aspettate. Che me la leggo. Il menestrello scrive: proseguendo nel cammino, un maniero è là di strada. Chi ha più lunga qui la spada viene accolto con l'inchino. Al sentier che si fa greggio, ci affidiamo ad un destriero, ma un po' lento, poco fiero e dal difficile parcheggio. Questa è una delle più belle che ti sia mai venuta, bravo. Cazzo, ma questo si boosta. Via l'introforza. Cazzo, ci faccio con l'introforza? Però obiettivamente confusione fa più schifo, però può confondere. No, fanculo, via introforza, può confondere confusion. Domenica, ragazzi, o muori. Kadugo bang. Ok, quindi adesso possiamo rompere i faffi. Se troviamo Ambrantica, ragazzi, Mega Redactyl nel team subito. Sì, certo che voglio spaccare la roccia. Cazzo. Hai trovato un cazzo! benissimo. Che forza ricerca strumenti. Trovi persino oggetti invisibili a occhio nudo. Prova a usarlo anche tu. Potresti trovare un tesoro. Usare ricerca strumenti è facilissimo. Quando ti avvicini al luogo in cui è sotterrato uno strumento, le antenne del ricerca strumenti fanno il vibranio. Nel punto in cui diventano rosse si incrociano, è sepolto un tesoro. Tra l'altro, usando questo strumento diventerai a tutti gli effetti un ricerca. Ma io volevo lottare. Bellissimo. Questo gioco prospettico che abbassa la risoluzione di tutti i personaggi. Incredibile. Eccoci qua. Io sono negata per il nuoto, ma con i Pokémon vicino ci riesco senza problemi. Geltrude. Chandang. Ovviamente. Allora, direi di fare la Protect per capire se ha mossa il volante oppure no. Super suono. Però non mi fido, raga. Grazie a Bexer che si abbona per il settimo mese. Ciao Sadio, nel secondo video di memoria dicesti che il meteorite ad Oen cadde 20.000 anni fa, ma in Horas l'Iris dice che alla sua caduta assistette a Zeta. Perciò al massimo può essere caduto 3.000 anni fa, no? Dove dice che a Zeta ha assistito alla caduta? Non mi ricordo questa cosa. Fammi sapere, Bexer. Non ricordo che nomini in realtà proprio a Z, se posso essere sincero. Grazie a Matthew 1996 che si abbona per la prima volta. Z viene citato, se non sbaglio, a Ceneride, dicendo che c'è stato a un certo punto. Lo cita come gigante, però non viene detto che al primo meteorite a Z ha assistito alla caduta. Cioè, sono due cose differenti. Qui comunque mi devo levare dal cazzo. Levare dal cazzo e metterla fuori. Cioè, ricordo anch'io che a Ceneride, se non sbaglio, citano a Zeta legato alle meteore. Però nella storia di Rayquaza, quando lei poi va a... L'ho letto mille volte quel dialogo. Quando lei va proprio a fare la cronistoria, non cita mai a Zeta. La loro sta nei laboratori Elisio in post game. Ok. Allora, quelli poi li guardiamo tutti per bene. In ogni caso, in realtà... Gesù bambino. Ok, quindi viene detto che AZ assistì. E allora questo non me lo ricordo. Dove viene detto, Marco? È molto interessante.
Lo affermano 9 dentisti su 10. Molto interessante, perché sinceramente è la prima volta che la sento nominare questa cosa. Ma in ogni caso il meteorite non può che essere caduto tra i 20 e i 30 mila anni fa. Quindi è molto strana come cosa. Dovrei capire, a Ceneride non c'era l'albero in cui si trova il fiore di Floet? Mi pare di sì. Durante il racconto di Liris allo Sky Pillar. Grazie a Philosophical che si abbona per il sesto mese. Bella Saido, alla scorsa sub ti ringraziavo perché leggi sempre tutte le sub, è stata l'unica volta in cui non l'hai letta, not stocks. Ora l'ho letta però. Sentite, mi linkate per cortesia questa cosa. Piano. Mi devo curare con una super forza. Mi linkate questa roba. Ora sono curioso. Perché dalla ricostruzione che abbiamo fatto è abbastanza impossibile. Sì, ma linkami pure, Ferdi, il mio stesso video gameplay di Horas. Però non ricordo che dicano AZ era qui. Se AZ ha assistito alla situazione, è curioso perché significa che abbia 20.000 anni. E se non sbaglio, ma è qualcosa che scordo ciclicamente, se non sbaglio... Bella lì. Avevamo dimostrato che AZ era immortale ancora prima di colpirsi con la macchina. O comunque, cioè, più che immortale, estremamente longevo. Ma non è caduto solo un meteorite, o sì? Ma in realtà ne possono essere caduti veramente tantissimi, infiniti, per quanto mi riguarda. È talmente tanto buia la storia di Pokémon antica che ne possono essere caduti tanti. Però se Liris, a quanto mi dicono in chat, dice a quel meteorite specifico ha assistito AZ... Allora è un altro discorso. Allora, qui mi devo ripozionare. Ragazzi, è un delirio livellare sto cazzo di Fausto. Grazie a F94 che si abbona per il settimo mese. Un probabile Pokémon volante. Scusuisci, ammira la mia tecnica con la canna da pesca. Mi sono allenato tantissimo, bella lì. Grazie a F94 che si abbona per il settimo mese. Mi apro una scheda, via. Mi apro una scheda con il gameplay Horas. Tanto lo dovrei trovare. Saidonia cerco anche, forse. Trovo? No, non trovo il mio stesso gameplay. Intanto attacco e qui faccio una confusione. Finalmente posso fare confusione. Volaraggio non mi dovrebbe fare così male. Gesù bambino. Non c'era psicoraggio lui? Però secondo me anche Sabaguio prende un po' di cazzi. Vediamo un po'. Allora, The Wind and Emerald Light visibly sapped the power from Primal Groudon e Primal Kyogre. Drained of their primal powers, the two vanished into the depths of land and sea. Rayquaza watched them go, regaining its usual appearance. Then it soared back up into the heavens. A witness to this series of events, a tall visitor from a distant land, said, "It is the Delta, born for the Green." Ok, allora non è. Non credo che sia la parte di Rayquaza, nel senso, non credo che sia la parte. Non ricordo francamente questo dialogo nella parte in cui descrivono le pitture rupestri. Però mi sembra evidente che qui dica che un tizio alto ha visto, ha assistito la cosa, alla cosa. Che sia Z è un po' improbabile. Per una questione di anni. Il meteorite non può che essere caduto in un momento in cui la Primal Age è finita. E... perché altrimenti tutta quanta l'evoluzione della specie umana è datata letteralmente ad un momento pazzo in cui AZ, mentre fa la guerra, assiste alla fine della Primal Age. Ti torna Baxter.
No, no, sono d'accordo con te, Baxter, che AZ è caratterizzato dalla sua altezza, ma uno, qualcuno deve aver pure fatto partire la dinastia degli AZ, no? Cioè, non è che AZ è nato gigante ed è l'unico gigante, probabilmente c'era un papà gigante prima di lui, o almeno questo è biologicamente l'esito più probabile dell'albero genealogico di AZ. Se fosse 3000 anni fa, significherebbe, a parte dire che Game Freak fa le cose col culo a livello di lore, cosa ampiamente probabile, ma ovviamente sapete bene che Memoride non solo è ricostruzione, ma è anche, come abbiamo detto sin dalla prima puntata, un'armonizzazione delle fonti in contraddizione. O si tratta di un trisavolo di AZ, o AZ ha 17.000 anni, cosa però ampiamente improbabile, secondo me. Poi per carità, può averli, perché ne ha... è invecchiato di 3.000. No, no, ma Ferdi, figurati, mi fido, cioè... mi stai cercando il minutaggio, ma me l'hanno citato adesso, quindi sicuramente c'è, magari non è nelle pitture rupestri da un'altra parte, ma il dialogo che mi hanno citato fa riferimento proprio a... a quel momento in cui Rayquaza li manda a nanna. E siamo certi che li mandi a nanna alla fine, facendo finire la Primal Age, perché da quel momento non si svegliano più come Primal. Ma non vi torna che non ci può essere la monarchia di AZ e la macchina di AZ 3000 anni fa mentre finisce la Primal Age? È semplicemente assurdo. Quindi la verità è che secondo me o hanno sbagliato, che è la cosa più probabile, e meno male che non ci ho messo dentro lui, perché avrei messo dentro lui, sarebbe preso la Madonna di danni ghiacci. No, grazie presidente, che sia buona per il terzo mese. Ciao Saido, ho da poco finito la mia Nuzlocke di Ypsilon e abbastanza facilmente ho trovato molto più complicati gli allenatori normali piuttosto che capo palestra e super 4. Grazie a Limo Duai, che sei buona per il 13° mese. Anche io devo darti ragione. Grazie. Ragazzi. Ok, Ferdi ha trovato il momento. Sì, sì, no, Ferdi, ma questo lo so. Voglio trovare il punto in cui parla proprio del gigante. Un'immensa torre, gli avvenimenti, vediamo. Ecco, uno straniero di statura imponente che assisteva a questo spettacolo commentò: dai tumulti del mondo è sorto il delta. Ecco, questo è il dialogo. È in un punto in cui veramente non arrivo mai, perché alla fine parla solo di come hanno fatto le scritture. Uno straniero di statura imponente che assiste. Però non lo sapevo, cioè scopro questa cosa adesso. Dai tumulti del mondo è sorto il delta. Non mi ero mai interrogato sulla cosa, sinceramente. Diciamo che in linea di massima, che cazzo faccio? Devo concentrarmi però, perché sto facendo due cose insieme e sto facendo una cosa molto importante, cioè leggere la lore mentre gioco a una Nuzlocke, e questa cosa non si fa. Datemi un secondo, finisco la battaglia e ne parliamo. Che stavo per fare idropulsar su Shelder. Sai che forse per l'attacco rapido non basta.
Sennò diventa un delirio, perché questo discorso lo voglio affrontare seriamente, ma non riesco a fare due cose insieme, che sono stupido. Ok, questo fa Protect. Ovviamente quindi Gelo Lancia lo fa solo per ammazzare Fausto, il pezzo di cazzo. Vabbè. Ma è effettivamente skill link sto cesso. Ragazzi, mi ha tolto 20. Cioè, se mi colpisco da solo, mi ammazza. Gesù bambino. Ragazzi, abbiamo perso? Vabbè, Furragni forse lo dovrebbe tenere bene. E ne ha fatti 4 prima per Sephiroth perché è morto Fausto, se no ne avrebbe fatti 5. Ok. Pigliamo 12 qui. Ragazzi, me lo sogno di notte sto cesso. Botto in testa e lo tiriamo giù, dai. Ora critta. Devo sta zitto! Devo sta zitto nella mia vita di merda! Devo stare zitto! Madonna! Ok. Ora posso parlare. Madonna, c'è un altro. Botti. Dicevo... È un incubo sto tizio. Questo ci potrebbe avere psichico, ma no... non penso ce l'abbia. Se anche ce l'ha non è stabile, dai via. Non mi farà psichico sto cesso. Se no qui rischiamo di far full para a morte. Camuffa diventa tipo erba? No. Tipo terra? Va bene. Muori uguale. Ora ti leggo, Baxter. Ti ho scritto un messaggio, puoi recuperarlo? Ora lo leggo. Vediamo un po'. Io ho fatto una ricostruzione sulla base di queste informazioni. La storia di Kalos a partire dalla guerra di 3000 anni fa, ma è molto lunga. Se ti può essere utile te la mando, ma qui non entra con i caratteri. Mandamela sicuramente, però ti assicuro che è letteralmente inconciliabile con tutto. Il mettere a 3000 anni fa l'arrivo di Rayquaza e la fine della Primal Age. È proprio... assurdo per una serie di motivi che legano invece la Primal Age canonicamente all'era dei fossili. E quindi è impossibile. Cioè è proprio letteralmente impossibile, perché Omastar sta nel Primal Sea, che è quello creato da Kyogre. Quindi Primordial Sea, non Primal Sea. Quindi è proprio impossibile. E detto ok che Game Freak fa i soliti casini, sta a noi armonizzarli. Secondo me non può essere in alcun modo 3000 anni fa. La guerra di Kalos avviene in un momento di avanzamento della civiltà umana, che ha già gli eserciti e tante altre care cose, che non può essere messa a paragone con il popolo dei Draconidi, un popolo che... mandamela su Instagram, va bene. Un popolo che all'epoca pregava ed era veramente indietro con i tempi, viveva all'interno di una grotta. E ok che si potrebbe armonizzare la cosa con a Kalos erano già all'epoca della monarchia e invece a Owen stavano nelle grotte, e, ma non può essere così. Beh, pensa al mondo oggi e al mondo 2000 anni fa. In che senso, Ferdi? Che vuol dire? Non ho capito il commento. A meno che non sia un viaggio temporale di AZ, che sarebbe molto interessante, però... Leggevo il commento di Matt. Può andare bene lui davanti? In teoria sì. Posso usare il cadavere di Fausto per spaccare le rocce, sì. Dicevo, Ferdi, non ho capito che vuol dire pensa al mondo 2000 anni fa e pensa adesso.
Bella. Solo gli facciamo il sexo grosso, eh. Attenzione, attenzione. Dio Cristo, qualcos'altro? Qualcos'altro? Grazie a Whispers in the Dark che si abbona per il settimo mese. Buonasera Saido, grazie per avermi fatto conoscere un gioco stupendo come Omori. Sto amando le vostre live, baciotti anche a Chiara, Sigma e Quertino. Grazie, grazie anche a Moon che scrive: ciao Saido, durante queste vacanze ho approfittato della tua assenza per recuperare live di Pokémon Nero. In una di queste hai detto che hai origini catanzaresi, di dove di preciso di Soverato? Moon. Io curo. Si riferisce al fatto che ci siamo molto sviluppati dal periodo di Cristo, ma in ogni caso non ha comunque senso. Ma per questo non ho capito. Cioè, ok, sono d'accordo che ci siamo sviluppati in 2000 anni, ma innanzitutto abbiamo dimostrato in memoria di più volte che l'evoluzione del mondo Pokémon è lentissima rispetto a quella degli esseri umani. Per alcune cose è velocissima, per altre. Quindi è difficile fare un paragone con il nostro mondo. Ma detto questo, è proprio incongruente con alcune altre fonti storiche. Per esempio, vi anticipo, in Memorie dei 4 scopriremo che una delle nel 4 ma nel 5 scopriremo che una delle monarchie datate 3000 anni fa è quella di Unima. Quindi oltre A da Z ci sarebbe anche quella del Re Armonia. Ma che bordello è Re Armonia, Kalos e intanto Grodon e Kyogre che si tirano le pacche con un pezzo di mondo che in realtà è quasi tutto il mondo, visto il potere di creazione che hanno Grodon e Kyogre, sommerso dall'acqua e dalla lava. È una merda. Cioè è impossibile, è obiettivamente impossibile. Buoni. Ok. Pensa a come viviamo noi e come vivono in Amazzonia in alcuni villaggi africani. Stessa epoca ma stili di vita completamente diversi. No, Stegio 29, non hai capito. Lascia perdere il popolo primitivo. Nel mondo c'è uno tsunami enorme e la pile di lava che ti bruciano il culo e delle temperature fuori di testa e il mondo non è vivibile e la gente prega per non essere uccisa. Come fanno a esistere delle monarchie? Cioè, capito? È quello il problema. È proprio obiettivamente impossibile. Il mondo non era un posto sicuro. Loro stavano chiusi in una grotta perché non c'era altro modo. E infatti è molto più probabile che AZ sia immortale, perché quello che vi dicevo è AZ di fatto dall'evento della macchina a 3000 anni dopo sopravvive, lo incontriamo noi. Però potrebbe anche non essere così, e la cosa in realtà più plausibile è che è un trisavolo di AZ. Se AZ vive 7000 anni è letteralmente il padre, ok? 14000 anni o il nonno. Non devi andare tanto indietro. Se sono esseri che vivono 7-8000 anni, non devi andare tanto indietro. Cos'è che vuole imparare? Ai rasoio, che è speciale? No. No. Ma Z assorbe l'energia della macchina, quindi diventa immortale. Andre Link, io di questa cosa non sono sicuro. Rigiocheremo X e Y. Non sono sicuro assolutamente che venga detto che AZ diviene immortale assorbendo l'energia della macchina. Anzi, ricordo che questa era una mia convinzione di tanto tempo fa, smentita leggendo qua e là vari dialoghi e libri in game. Correggetemi se sbaglio, perché come vi dicevo, l'ho commentato prima dicendovi... Usiamo intanto il cadavere. Lo dimentico ciclicamente, ma... Oh, Gesù. Vai, Paolo. Gianno. Hai assolutamente ragione, non è mai stato detto che lo scontro tra Groudon e Kyogre... hai assolutamente ragione, però non è mai stato detto che lo scontro tra Groudon e Kyogre è la via... È la vita? È la vita degli umani avvenga. Ah, ma non è verbo essere, forse hai miscliccato. Che lo scontro tra Groudon e Kyogre, la vita degli umani avvenga nello stesso livello. Cioè la superficie Groudon e Kyogre si menano e...
Ah, tu dici nel senso che loro siano sottoterra? Intendi questo, Dexaran? Che l'essere umano vive sottoterra, ma non è possibile perché vivono nelle cascate meteora, quindi no. Grazie a Dragomat che sia buona per il secondo mese. Ora mi leggo le donazioni, ragazzi, un attimo solo. Non riesco a fare troppe cose insieme. Non mi riesce, ragazzi, vi giuro. Allora, intanto non devo morire da due ball, che fa male. Ragazzi, due ball fa parecchio male. Mettiamola full ragni. Canonicamente AZ ha usato Xerneas, ne parleremo durante la nostra run, ma canonicamente usa Xerneas come batteria. Noi penso intendesse che durante Groudon e Kyogre non ci sia vita, è impossibile, e il popolo del mare prega affinché spariscano. Quindi c'è assolutamente. Questo posso catturarlo perché è uscito fuori da un sasso, ragazzi. Ok, buono. Proviamo subito. Magari ci va di culo. Uno, due, tre. Vaffanculo. Ora ti leggo, Baxter. Dammi un attimo. Datemi un secondo e faccio tutto. Leggo le donazze e faccio tutto. Uno, due, tre. Dai, ragazzi. Panababanababang. Ma nel manga il cattivo non usava la macchina di AZ per diventare immortale. In realtà, nel manga non mi ricordo, ma il manga lasciamolo perdere. Anche qui viene, se non sbaglio, lasciato intendere che possa succedere una cosa del genere. Ma non ricordo se è canonico che AZ divenga immortale grazie alla macchina. Anche perché abbiamo visto l'altro giorno, quando abbiamo esplorato la reggia, che effettivamente c'era un libro segreto nel quale veniva spiegata l'arte del ridare la vita alle cose. Grazie a Dragomat che regala una sub. Scava un buco in una pietra adatta per fare la sua dimora. Se si rompe non si dà pace finché non ne trova un'altra. Ok, ragazzi, lui è un agente immobiliare. Dategli il soprannome, intanto mi leggo la donazza. Sera Saido, volevo avere un tuo parere sul lavoro del team Weedle, Pokémon Xenoverse, visto che in passato avevi lavorato con loro. Porterai mai il loro gioco qui in live su Twitch? Un abbraccione e buona serata. Purtroppo non posso portare il gioco qui su Twitch per motivi contrattuali di collaborazioni con The Pokémon Company e Nintendo. Mi dispiace. Infocasa, Gianfranco, Hector, Cravattone, Arredatore, Paduro, Crusty, Tecnocrust. Tecnocrustle è bellissimo. C'entrerà? Crustle. Ragazzi, potremmo anche metterlo in squadra, perché abbiamo... facciamo la monobug veramente. Però impara Shell Smash, se non mi ricordo male. Cioè, anche senza Egg Move. Sono sicuro che Crustle possa imparare Shell Smash, ma proprio 100%. Però non so se la impara via leveling o via Egg Move. Ragazzi, siamo arrivati. Siamo arrivati. Ton Tank. Allora, Boni, facciamo il momento lore, ok? Momento lore. Adesso mi leggo. Eccomi qua. Vediamo se ti trovo, perché purtroppo, ragazzi, non è semplice gestire i vostri messaggi su Instagram. Fortunatamente, perché vuol dire che il lavoro va bene, sono tantissimi. Però eccomi. Allora, mamma mia, è lunghissima, però la leggo. Poco più di 3000 anni fa, Zed, probabilmente del popolo del mare, unificò la regione di Kalos insieme a suo fratello, servendosi di una tecnologia innovativa e mai vista prima. Il fratello però, volendo governare... Ah, ma cioè qui tu hai fatto una sorta di supposizione, diciamo, di tuo collegamento, perché queste cose ovviamente non sono, diciamo, citate nel gioco, non le hai collegate a qualcosa di esistente. Comunque leggo. Tradì la diarchia e portò nella sua
Il fratello però, volendo governare da solo la regione, tradì la diarchia e portò nella sua regione un manipolo di soldati mercenari senza scrupoli, intenti a far cadere il regno di Azeta. Scoppiò così una tremenda guerra civile alla quale prese parte anche il Pokémon del re di Azeta, trovando però ben presto la morte. E questo purtroppo è canonicamente non così, non è una guerra civile la guerra che combatte Azeta, perché il raggio che viene sparato, se non sbaglio, ma lo vedremo, non viene sparato così vicino a dove lo lancia effettivamente la macchina. Comunque, a meno che ovviamente tu non parli di qualcos'altro, ora ci arrivo. Il sovrano allora, mosso dal dolore, servendosi della sua tecnologia avanzata, costruì un'arma che decise di realizzare con i frammenti di un meteorite che dotò Fluxopoli poco tempo prima. Ok, quindi ecco perché tu hai messo a 3000 anni prima. Sfruttando l'energia vitale dei Pokémon che avevano preso parte al conflitto, la quale non era altro che una forma della stessa energia naturale di cui si servirono Groudon e Kyogre, questo è sicuramente così, per Arceus risvegliarsi, estrapolata, cioè intendo dire che la natura dell'energia è la stessa, estrapolata da loro tramite delle pietre misteriose, probabilmente un altro tipo di tecnologia avanzata, usò l'arma per riportare in vita il suo amato Pokémon, potenziandola con l'energia di Xerneas. Non contento di ciò, mosso questa volta dalla rabbia, decise di riattivare l'arma suprema, ora però per sterminare i suoi avversari e i suoi alleati, senza fare distinzioni, potenziando dunque questa volta quell'arma con l'energia di Yveltal. Allora, questo non è possibile perché esiste una sola soluzione canonica ed è Xerneas. Per quanto riguarda l'arma civile, la guerra civile, non sono molto convinto perché lo vedremo nel gioco, ma se non sbaglio il raggio va molto lontano rispetto a dove viene lanciato. Quando suo fratello vide ciò che aveva fatto, si pentì di aver causato la guerra e, inorridito dalle sue conseguenze, fece sprofondare l'arma nel sottosuolo. Il Pokémon di Azeta, però, una volta tornato in vita, si accorse di quello che aveva fatto il re e, sdegnato da tali azioni, decise di abbandonarlo, portando quindi Azeta, divenuto ormai immortale con l'esposizione all'energia della sua arma che aveva fatto tornare in vita il suo Pokémon, a sua volta divenuto anche immortale, si mise alla ricerca del Pokémon per 3000 anni. L'energia sprigionata dall'arma suprema durante il suo secondo utilizzo, similmente al meteorito caduto su Hoenn, trasformò anche le pietre evolutive presenti sul suolo della regione di Kalos in megapietre e pietre chiave. Passati diversi anni poi, il fratello di Azeta, ormai sul letto di morte, rivelò ai suoi discendenti l'esistenza dell'arma suprema, e questo segreto venne tramandato di generazione in generazione fino a che non giunse alle orecchie di Alisio, che allora diede inizio a una serie di eventi, conclusisi poi con la riappacificazione tra Azeta e il suo Pokémon. Allora, secondo me qui, perché non Yveltal lo scopriremo nel gioco, è canonico che ci sia un'inversione dell'energia della macchina. L'energia viene in realtà presa da un solo Pokémon, e canonicamente all'epoca non esisteva ancora il multiverso ipercanonico, lo sarebbe stato col gioco successivo, Xerneas, il Pokémon che fa da batteria nella macchina, con un'inversione che ovviamente nel gioco di Y sarebbe precedente all'utilizzo dell'arma come arma di distruzione di massa, ma c'è un'inversione della natura dell'energia. Quindi non esistono entrambi i leggendari nella stessa dimensione, ecco perché vi dico che non ha senso parlare sia di Xerneas che di Yveltal. In una dimensione c'è solo Xerneas, nell'altra c'è solo Yveltal, almeno a quello che, stando a quello che si evince dai giochi. Detto questo, siamo sicuri che lo scontro tra Groudon e Kyogre abbia coinvolto l'intero pianeta? Sì, perché altrimenti Groudon e Kyogre fanno schifo e non sono il creatore di continenti, tra virgolette, colui che fa emergere i mari, ma sarebbero i Pokémon che hanno fatto emergere i mari e i continenti in un piccolo in una piccola parte del mondo. Quindi assolutamente, cioè, se per accettare che Azeta abbia assistito all'arrivo di Rayquaza, dobbiamo ridurre il potere di Groudon e Kyogre a un pezzo di mondo, siamo pazzi, siamo folli, secondo me. Cioè, è assurdo, perché non c'è nessun motivo, secondo me, di Twitch sta sfarfallando, che bello. Non c'è nessun motivo di dover per forza datare la presenza di Azeta a 17.000 anni fa, o la caduta del meteorite a 3.000 anni fa. Ci sono mille motivi per pensare che non sia così, e che il gigante descritto sia un altro, o che Azeta viva per 20.000 anni. Davvero non vedo proprio perché, per un personaggio che non viene neanche citato esplicitamente come Azeta, e del quale non viene specificata la biologia nei giochi, quindi potrebbe vivere 3.000, come 4, come 5.000 anni, come 20.000, come 30.000, andare a rivoluzionare il potere di Groudon e Kyogre. Non è solo a voi che sta dando problemi Twitch, perché leggo tanti che hanno problemi.
Magari uno degli antenati di Azeta faceva parte del popolo delle meteore. Già più probabile, ragazzi, rispetto a... Ah no, Graudon e Kyogre avevano influenza solamente su una piccola parte di mondo. O esistevano le monarchie contemporaneamente alla Primal Age. Sono cose proprio pazze, secondo me. Vite perdute degli uni e degli altri, lacrime a dì, disgrazie e rimpianti. Un velo di tenebre su Kalos si stese, tutte le speranze... Sì. Mille, dimmi di più. Vite perdute degli uni e degli altri, lacrime e addii, disgrazie e rimpianti. Un velo di tenebre su Kalos si stese e tutte le speranze sembravano perse. È la guerra. Gli uni e gli altri. Si sta parlando della guerra, immagino. Ehi, che ne dici di scambiare un Luv Disc con il mio Steelix? Cioè, avessi un Luv Disc lo farei senza problemi, frate. Ragazzi, canonicamente, episodio Rainbow Rocket, sia Graudon e Kyogre, base, non Archeo, sono in grado di sfasciare l'intero mondo. Bravo, Raito, bella osservazione alla quale non avevo pensato, ma appena l'hai detta ha assolutamente senso, perché Max e Ivan dichiarano che i loro Graudon e Kyogre hanno distrutto l'intero pianeta. Bravo, bravo, Raito, ottima e intelligentissima osservazione. Comunque sì, ragazzi, sono appena scesi gli spettatori di 200, quindi direi che sta crashando Twitch. di botto. Se vuoi, ho fatto qualcosa di penso anche migliore per la storia di Owen. Mandamela. Non la leggiamo adesso, ma mandamela. Poi magari troviamo il modo di leggerla. Bene, adesso che ho tutte le pozioni necessarie, posso sfidare il capo palestra. Sta in guardia, Lino. Devo togliere la cura, assolutamente. Puzza. Prenderei una decina di pozze. Eppure una decina di super pozze, ma tutta la vita proprio. Ho usato la cura, sì sì. Ora me la tolgo, ragazzi, un attimo. Vabbè, devo depositare il morto. Aspetta, una cosa alla volta, una cosa alla volta. Spero che torniate presto a vedere bene Twitch. Mi dispiace che davvero ci siano problemi tutte le cazzo di volte. Ma guarda, F94, sono d'accordo che bisogna leggere anche in giapponese per avere le idee chiare al 100%, ma detto questo, trovo davvero improbabile che un'informazione come un gigante assistito alla cosa sia diversa in giapponese. Secondo me è la stessa. Ma io, ragazzi, prendo due Ebol? No, beh, dai, prendo Tyrant. Meglio di niente. C'è le Levitor Watch. Io vedo la live ferma. Ma Cristo di Dio, seconda volta che mi rimuove il follow. Che palle. Vabbè, parliamo con Giulio Giulieschi qua. A me piace molto andare in bicicletta, ma anche cavalcare i Pokémon non è male. Bravo coglione. Solo per scrupolo, assolutamente. F94, e sono d'accordo con te. Però in linea di massima. Comunque, chiudendo il discorso, magari non nella prossima puntata, perché non c'entra assolutamente nulla, ma in quella dopo ancora, prenderò questa ottima informazione che Baxter ha messo alla mia attenzione e la inserirò dentro la lore di Memoride, perché vi assicuro che non c'è verso di togliere la Primal Age dai 20/30k. Ad alcuni è ferma, ad altri non appare, ad alcuni unfollow, altri sfarfalla. Divertente. Anche a me toglie il follow, bella per Twitch, anche a me ha tolto il follow. Non mi fa mettere il follow, fantastico. Il fatto che lo scontro tra Graudon e Kyogre abbia non un effetto immediato ma di espansione sul pianeta, forse neanche costante, quindi i loro dati non possono essere accurati al 100%, in fondo non si può sapere da che punto di vista sia l'intero pianeta. Fra, non ho capito molto bene quello che tu abbia detto. Cioè, credo che tu abbia detto che i maremoti e le eruzioni vulcaniche di Graudon arrivano piano piano a invadere tutto quanto il pianeta. Sono d'accordo, ma loro esistono da centinaia di milioni di anni. Quindi ha voglia se si sono espansi nel tempo. Non è che 20.000 anni fa sono nati.
In ogni caso sono piuttosto sicuro che la curva del raggio dell'arma suprema sia molto stretta. È molto probabile che sia ricaduto nella stessa regione. Probabilmente, considerando la posizione di Cromleburgo, dovrebbe essere intorno a Fractalopoli, magari nella valle dove si trova Mewtwo. E anche fosse una regione vicina, non conosciamo l'effettiva estensione del regno di Kalos. Questo è vero, hai ragione, assolutamente. Facciamo così allora, sulla questione guerra civile o non ci studiamo, però anche qui guerra civile in base a cosa? Allora, al raggio che cade vicino? Mi sembra davvero molto improbabile. Io ragazzi mi giro un po' di coglioni perché vedo che non funziona niente. E ragazzi, boh, sarà la terza live in cui succede, te forse quarta, e mi rompe un po' il cazzo. Rip Twitch su mobile anche adesso. Ragazzi, è invivibile questa situazione ultimamente, veramente invivibile, cazzo. Non è possibile lavorare in questo modo. Cioè, è uno stress continuo dover fermarsi perché ho paura che poi la gente si perda del content. E voi mi direte, ma chi se ne frega? E no, è importante per me. Le persone non devono rimanere indietro durante le serie, perché se rimangono indietro tendenzialmente è probabile che poi non guardino gli episodi successivi, perché si perdono troppa roba, dicono vabbè, mi collegherò alla prossima serie perché ormai di questa ho perso troppe cose. E quindi è nel mio interesse farvi vedere tutto, ok? E buttando la miseria, Twitch si sta mettendo di impegno per non farmi e farci lavorare. Stiamo investigando sulle varie... Vabbè, si stanno investigando di nuovo, grazie Ferdi. La home non va, ma le live fila bene. Ma non lo so ragazzi perché stanno facendo sto bordello. Comunque chiudo il discorso perché tanto alla fine vedrai che devo fare, sono le 10:10. Sì sì, dal 30 dicembre è la quarta volta che succede in 7 giorni praticamente. Vabbè. Chiudo il discorso sulla questione guerra civile, non capiremo poi, perché tanto alla fine il gioco è sempre quello. Non possiamo fare troppi voli pindarici e creare la trama che ci piacerebbe fosse canonica. Dobbiamo creare quella trama che più o meno si tiene al di sopra di capisaldi inseriti effettivamente canonicamente da Game Freak. Quindi a mio avviso, per parlare di guerra civile bisogna fiutare qualcosa di più del semplice il raggio cade vicino, perché quello non lo ricordo, mi pareva in realtà cadesse lontano, ma c'è chi ha detto di no, quindi rimando la discussione a quando arriveremo a vedere il raggio. Però credetemi ragazzi, per quanto riguarda AZ che assiste alla caduta della meteora, della prima grande meteora, ok, alla grande, ma solo se AZ ha vissuto 20.000 anni, altrimenti non è AZ, è un parente. Anche perché, se non mi ricordo male, neanche il gigantismo di AZ viene mai giustificato canonicamente, cioè la macchina non sembra averlo reso gigante, lui lo sarebbe stato già a prescindere. Ma teniamola a mente questa cosa, in realtà è super importante secondo me che Baxter abbia messo in luce questa problematica, perché è indubbiamente una problematica della trama e della lore di Pokémon. Adesso potremo vivere il resto del gioco cercando di giustificare questa evidente contraddizione. Non è detto che sia il solo essere gigante, assolutamente. Sono d'accordo, Matt, è una delle cose più probabili. Anche secondo me qui la Valien è sempre stato gigante, il che mi porta a pensare che sia sempre stato immortale. Perché sempre gigante ma non immortale? È l'unico essere gigante nel mondo dei Pokémon, quindi perché no magari anche l'unico essere immortale, o comunque se non immortale estremamente longevo. Chissà. Vediamo se vi riconnettete. Non so, state risalendo di numeriche? Perché io qui il counter mi si aggiorna dopo 20 anni. Se voi mi dite che vedete già le persone riconnettersi, vuol dire che sta tornando a funzionare. Se invece ne vedete meno, vuol dire che sta andando ancora peggio. Alla fine noi vediamo solo AZ, ma forse ce ne sono di più. Assolutamente, io sono estremamente convinto del fatto che ci siano più giganti. Non chiudete. Sì, 1200, ok. Ok, il counter fermo a 1200. Allora, in teoria, le persone che c'erano prima si sono riconnesse, in teoria. Eravamo 1260, ci sta che magari 60 si siano spavati. Però ecco, se
aveste continuato a scendere, magari sarebbe significato un malfunzionamento a catena. Ok, quindi chiudo il discorso. Teniamolo a mente, ragazzi. Mi raccomando, questa run, oltre ad essere una Nuzlocke, è una run di studio della sesta generazione, della sua trama, che è tra le più oscure, perché banalmente è il gioco che mi è piaciuto di meno e quindi quello sul quale sono meno ferrato, ma paradossalmente anche uno dei più importanti. E quindi mettiamoci d'impegno. Questa informazione la mettiamo nella nostra cassaforte e andremo a riscontrare nuove informazioni su Kalos e a confrontarle poi con la presenza di AZ all'arrivo di Rayquaza. Bene, GTS, ovvero la Global Trade Station, ti permette di scambiare Pokémon con allenatori di tutto il mondo tramite internet. Cerca il Pokémon che desideri tra quelli offerti nella GTS e scambialo con uno dei tuoi. Ehi, senti qua. Puoi cercare un Pokémon anche se non l'hai mai incontrato. Basta sapere il suo nome e fare una ricerca. Pur tu. Purri. Un putpurri di palle. Ma non potrebbe essere che i Primal che ha visto AZ fossero dovuti ad un archio risveglio post-archio era? No. Perché l'archio era finisce con i Primal che vanno a Ninna e non si risvegliano mai più se non in Horas. Non ho tolto la cura dal counter. Bravi, è successo troppa roba, scusatemi. Vi chiedo umilmente. Umilmente. Come Pinipi? Pinipi è cosa? Boh, vabbè. A me piace molto andare in bici. Ah, non me l'aveva già detto Franco Max. Questo cos'è? Negozio di bici? Ush, che culo. Fammi vedere. Congratulazioni, sei il cliente numero 10.001. Hai vinto un ingrandimento del pene. No, a 10.000 c'era una bicicletta in regalo, ma io non sono arrivato in tempo. Ok, se risponderò correttamente potrò ottenere una bici anch'io. Sono pronto. La domanda è, le biciclette sono disponibili in colori diversi? Io comunque vi vedo meno, vi vedo 881, quindi non so. È impazzito forse il mio counter. Sei pronto? La domanda è questa. Le biciclette sono disponibili in colori diversi? No. Con dietro le biciclette con colori diversi. Esatto, complimenti. Sono sicuro che tu e la tua nuova bicicletta sarete inseparabili. Che colore preferisci? Giallo o verde? La mia mini moto gialla? Lor. Con questa saetta gialla potrai sfrecciare per tutta Kalos. Allora, scusate un attimo, eh. Fatemi controllare una cosa. Mamma mia, si capisce. Io tra l'altro non ho non riesco a vedere il mio canale. Ah, ok, io ho zero spettatori per il mio browser. Boh. No, vabbè, a me non funziona proprio niente, quindi boh, pace. Spero che siate tutti, non so cosa dirvi. Spero che siate tutti. Ok, abbiamo preso la bici. Le biciclette hanno dei vantaggi, ma anche i pattini possono rivelarsi utili, è certo. Credi che andrei più veloce se pedalassi con i pattini addosso? Ma certo. Ciao, vuoi che faccia un massaggio a Farfetch? Ma certo. Sai, della prima live di sta serie, cos'è quel counter a sinistra? Sono le cure che possiamo utilizzare al centro Pokémon. Massaggiami il rosto. Ecco fatto, con questo massaggio il Pokémon si è affezionato un po' di più. Ti ringrazio. Regala ai tuoi Pokémon un bel massaggio rilassante e si affezioneranno a te. Trintria. Mary. Omori vibes. Gianni Morandi. Qua. La regione di Kalos è così vasta che sono necessari 3 Pokédex. Chissà quanti Pokémon ci saranno, ma nuovi ce n'erano pochi. Ti andrebbe di rispondere a un quiz facile facile? Ma certo, ecco la domanda. Come si chiama la bacca che guarisce dalla confusione? Bacca pesca? Oh. Sì. La bacca. Caperina? Bac.
Come cazzo si chiama in inglese? Ma che gorisce la confusione. Non si usa. Quando si usa la mossa bullo, l'attacco del bersaglio aumenta, ma al tempo stesso in che stato si ritrova il Pokémon colpito? È confuso. Perina e Freeze. Cazzo se lo ricorda. Durante una lotta in doppio puoi far usare a un Pokémon la mossa bullo su un alleato che è una Bakkaki. Così facendo l'attacco dell'alleato aumenterà e al tempo stesso la Bakkaki ne guarirà lo stato di confusione. A questo punto farà entrare in azione il Pokémon con l'attacco aumentato che infliggerà maggiori danni al nemico. Peraltro è una bella combo spiegata dall'NPC. Le lotte in doppio permettono di sfruttare al meglio le combinazioni strategiche. È vero. Chilin. Anatokakana. I Pokémon sono bravi in alcune cose, mentre gli uomini riescono meglio in altre. Dalla loro collaborazione possono nascere grandi cose, ed è verissimo. Chilin Chilin. Benvenuto, che ne dici di una bella gassosa? Sì, buttamela tutta addosso. Volevo proprio dire questo. Buttamela tutta addosso. Come assortimento di colori delle magliette, questo negozio è imbattibile. Non riesco a decidermi, meglio qualcosa di femminile o di più sportivo? Posso essere utile? Mi guardo intorno, signorina. Anche un semplice cappello può bastare a darci un'aria diversa. Ehi, lo sapevi che gli articoli dei manichini sono diversi a seconda del giorno e della settimana? Io vengo qui ogni giorno per vedere cosa c'è di nuovo. Questo è un camerino di prova, fai pure con comodo. Avini, avini, tutti gialli, tutti gialli. Allora, no, però questa è la maglietta del re. Bella la maglietta del re, raga. Sì, 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 bella in culo la maglietta del re, Vediamo un po'. Adini, adini, titini. Ok. Fa schifo, ragazzi, questo set. Forse tipo jeansini meglio. Che dite, sì. Però senza occhialini lasciamo perdere. Guardiamoci. Boh, che fichi che siamo. Sì, sì, mi piace. Confermo. Ce li ho i soldi? Frozen, sì, hai sentito la parola caccia, hai sentito bene, ma se Twitch me lo fa fare, perché è crashato. Sì, 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 worth it, worth it, worth it, worth it, let's go. Sembriamo degli idraulici. Mi piace un sacco l'Holovax, mi permette di rimanere informato sulle ultime novità. Come siamo messi, ragazzi? Ci ho messo 6 tentativi per riuscire a entrare e scriverti questa minchiata. Io, ragazzi, quanti ne vedete online? Come me? Siamo sempre i soliti 1200. Sono crashati i mezzi. Che è successo? Ah, ma questo... Ah, 1200, 1200, 800. Non guardate qui, eh. Non dovete guardare qui, ovviamente. Dovete guardare... Sì, 1200 fissi. C'è chi ne vede 1200, c'è chi ne vede 881. Beh. Secondo le ricerche del prof Rowan di Sinnoh, quando un Pokémon si evolve si libera una nuova forma di energia. Interessante. Allora no. Qualcuno vede fermo a qualcosa. Il counter della dashboard non esiste. Infatti non so da dove lo stia prendendo sto numero. Furfru è qui. Vabbè, speriamo bene, che cazzo vi devo dire. Con il sonno si recuperano energie. Questo vale anche per i tuoi Pokémon. Ush, popozu pink. Dormendo i Pokémon recuperano PS e guariscono dai problemi di stato. Ora ne vedo 945 io. A me piace molto Sonnolalia, spero che apprezzerai anche tu questa mossa. Sonnolalia funziona solo quando il Pokémon che la usa è addormentato. Gli permette di sferrare una delle mosse che conosce scelta a caso. È vero che l'Holovox è stato sviluppato nel laboratorio di Elysio, assolutamente. È pieno di libri sui Pokémon e fotografie. È che io ora vedo 9.45, non lo so.
Non lo so, ragazzi, mi sta rodendo un po' il culo perché ho paura che la gente si stia perdendo parte della run. E soprattutto io voglio fare la palestra oggi. Porca puttana di Twitch. Porco il cazzo. È una roba veramente, veramente assurda questa cosa. Ogni cazzo di live sta essendo così. Ogni cazzo di live da una settimana c'è qualche problema. Niente, la dashboard non va. Io mi... Fammi vedere una cosa. No. Da qui non mi fa vedere un cazzo. Che coglioni, ragazzi, che coglioni giganteschi. Che palle, cazzo, lavorare così. Mi ricorda quando eravamo su YouTube che non funzionava mai un cazzo tutte le sere. Sì, io esploro la città, ragazzi, ma se continua così io mi fermo e ricominciamo a mezzanotte. Perché mi scoccia. Mi scoccia veramente tanto. E così, eccomi nella regione di Kalos, è davvero un bel posto. Tizio dei poteri ossa attacca al cazzo, tanto non li usiamo. Non per portare sfiga, ma se poi non riesco a riavviare la live, pace Ferdi. Sinceramente non mi interessa. Boh, non lo so, in realtà mi interessa, sì. Che cazzo ti devo dire? Sono sfavato, bimbi, sono sfavato. Mi girano i coglioni. Non è possibile lavorare così ogni volta. Benvenuto. Non va proprio Twitch, non carica il sito e mi esce dalla live. Benvenuto. Tutti quelli che desiderano far ammirare i propri adorati Pokémon vengono qui da noi. Vuoi fermarti un po' anche tu? I prezzi variano a seconda del posto. Sì, va bene. Bene, dove vuoi sederti? Al banco, ai tavoli, in terrazza. Mi tratto bene, in terrazza. Fino a tutti i sordi, ragazzi, travestiti e in terrazza. Ecco il nostro rinomato succo, la specialità della casa. Spero che sia di tuo gradimento. Resta pure quanto vuoi. Ma cioè, basta. No, non voglio. Ma che mancia? Oh, gli ho dato $5,000 per succo, porca puttana. Ora funziona? Ma quindi ho preso un succo di frutta per $5,000 e basta? No, a me non dà nessun canale in live, mi dice. Cioè, quindi? Ho pagato $5,000 per un cazzo? Spacco tutto il negozio a questi bastardi, coglioni. Ah, mi ha curato? No. Cioè, mi ha curato? Mi sto allenando per scalare la torre maestra di Yantaropoli. Per questo, appena posso, voglio sfidare Lino, il capopalestra di questa città. Allora, vestiti li abbiamo fatti. Qua siamo entrati. Il caffè l'abbiamo fatto. C'è il Masseo, sta dicendo le peggio cose. Ha 1K quando prima ne aveva 5K. Ma è tutti stiamo perdendo viewers, ovviamente. Nelle gare ciclistiche si lotta assieme ai compagni di squadra. Non è lo stesso anche per le lotte di Pokémon? A me si è bloccato tutto. Non ho più l'abbonamento. Ecco, insomma, purtroppo la gara ciclistica è già finita. Ben vinto io. Mi spiace che tu abbia mancato la corsa. Tieni, questo ti darà, ti tirerà su. E la MN forza, puoi spostare i sassi.
Per usare la mossa forza al di fuori delle lotte avrai bisogno di una medaglia. Posso dartela io, che sono il capopalestra di questa città. Vieni a trovarmi quando vuoi. A me nemmeno dai follow. Tanto fatemi salire qui nella cazzetta cazzante e poi capiamo, ok? E poi capiamo un attimo che cazzo sta succedendo. A volte pedalando in bicicletta riesco a prendere coscienza del mio corpo. Nelle lotte sono i Pokémon a fare tutto, ma anche l'allenatore dovrebbe muoversi un po'. Si blocca continuamente e si deve aggiornare la pagina. Non conta il follow, icone, utenti connessi. La chat funziona a singhiozzi. E io mi sono rotto i coglioni, ragazzi. Io mi fermo qua un attimo perché mi sono rotto il cazzo. Non è possibile. Ciao ragazzi di YouTube, ben ritrovati. Ferdi ha fatto questo bellissimo taglio. Come vedete siamo in 1254, quindi siamo leggermente cresciuti rispetto al momento in cui vi siete fermati. E così ci è voluto veramente qualche minuto per tornare in onda. E non c'è stato nessun problema, io sono tranquillissimo. E davvero non ho mai visto un disservizio gestito in maniera così veloce. Il pubblico potrà confermare, se la ridono, perché è stato divertentissimo vedere come... ragazzi, non abbiamo fatto in tempo a dire è crashato, oh, è tornato subito. Quindi grazie mille a tutti per essere rimasti qui per un minuto, aspettando un minutino il ritorno della piattaforma. E bella lì, ma mi sa che dobbiamo andare effettivamente avanti. Cioè non c'è un cazzo, non c'è qua la palestra, veramente non c'è qua la... È ancora più avanti. Ragazzi, se è ancora più avanti vado a prendere un foglio e una penna. Ah no, è sull'altura, ok. Grazie al pesce vendolaio che sei buona per il 26esimo mese. Grazie a Noever che sei buona per il secondo. Ok, a posto. È sulla salita, a posto. Stavo per prendere un foglio e una penna e farvi un disegno. Benissimo ragazzi, ma giustamente ovviamente era sull'altura, ma questa pausa di 60 secondi purtroppo mi ha destabilizzato. Ricordo ancora il videoteoria della targa del camioncino delle Hawaii, quando ancora si sapeva poco e nulla di sole e luna e niente ti sia voluto bene da quel momento in poi, anche io ve ne voglio. Sapete, in quel video io avevo la maglia di mio nonno, avevo il maglione di mio nonno arcobaleno. Mio nonno purtroppo è morto da tantissimi anni, morto ormai 18 anni fa, quindi ero veramente piccolo quando è morto, però ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore perché è una persona che è riuscita a concludere tanto nella vita, è un discorso serio, non mi sto prendendo per il culo, è riuscita a concludere tanto nella vita ed è un esempio che seguo ancora. Vi ho raccontato sempre poco, credo, di lui, ma sappiate che mio nonno, partendo da zero, è riuscito a creare un'attività che ora è una delle più importanti della Campania. Adesso la gestisce mio zio. E lui vendeva la frutta da giovane e poi ha creato un'impresa proprio dal nulla, una grande impresa. Quindi per me lui è un eroe incredibile. E non so come tutto a un tratto è diventata sentimentale questa live. Uno dei miei più grandi rammarici è quello di non aver conosciuto mio nonno quando sono cresciuto. Cioè, lo conoscevo da bimbo, però da bimbo è una cosa. Oggi io gli avrei chiesto: nonno, insegnami la vita. Quello che sto facendo in questo momento, fammi capire come si fa, insegnami come hai fatto tu. Purtroppo non c'è modo e magari dall'assù mi sta guidando senza che io me ne renda conto. Sai nonno, esattamente. E quando il video delle Hawaii è divenuto virale, io avevo il suo maglione addosso. Quello è un maglione suo che io metto di tanto in tanto, quindi il primo video virale del canale, che poi è stato praticamente il proiettile che ha portato il canale all'epoca Pokémon Millennium ai 100.000 iscritti, perché da lì siamo diventati proprio, siamo esplosi. Ed è stato un scoprire i vecchi video e ovviamente un seguire poi i nuovi. Grazie a Ready Pick che si è buona per un anno insieme. Da una parte mi piace pensare che io credo a queste cose, anche se non credo in Dio. Mi piace pensare che la sua energia in quel momento mi abbia guidato verso quel video, verso quella riuscita, insomma, del prodotto mediatico che mi ha portato qui adesso a stare in live con 1300 persone.
Non so perché ve l'ho detto, ma è venuto fuori. Ve l'ho detto. E devo entrare nella grotta grottante o no? Sì, penso di sì. No, vai verso sud, ok. Ah, è lì, ma vaffanculo, vai. Azzini pittini. Ah, ma qui c'è un azzini pitti. Vaffanculo. Green design, game design. A pizzpini. Sono stato bazzato malissimo. Tra l'altro, ragazzi, ho messo circa 2 kg in questo. Non so se si vede. Ho messo circa 2 kg, credo. Forse un po' di meno, perché alla fine è tutta ritenzione idrica. Però la bilancia mi segna 2 kg in più rispetto all'inizio delle vacanze. Quindi sono strictly on diet. Grazie a Shap97, che si abbona per il 16° mese. Sono solo con te, posso sopportare Pokémon X e Y. Dopo questo gioco fantastico, droppai Pokémon per svariati anni. In ogni caso, grazie alla compagnia, ti si vuole bene. Grazie anche a One Winged Mister, che si abbona per il 2° mese. Sei uno dei motivi per cui sono riuscito. Mamma mia, migliori motivi per cui sono riuscito a superare questo 2020. Ma grazie. Devo assolutamente dimagrire. Cioè, in realtà 2 kg si perdono in un mese. E li perderò, perché ragazzi, io ho il terrore di ingrassare. Porco! Che faccio qui a non trovare questa palestra? Ho messo su 9 kg dall'inizio della quarantena l'anno scorso. Per me è un Nazuk, è un terrore, una cosa del genere. Perché io ci tengo troppo alla mia linea. Quindi già che vedo la bilancia, che io peso 65 kg, ora peso 67, già è fuori di testa. Per me pesare 67 kg è un mio Dio, sto per diventare troppo cicciotto. Quindi adesso, ragazzi, vi darò report quotidiani sulla mia perdita di peso. Tico. Sono alto 1,73. Sono alto 1,73, Ferdi, che vuoi? Sono alto veramente 1,73. Let's go, poggers. Hey, poggers, bonkers. Ok, andiamo qua su. Spividi, popidi, bubidi, bubidi, bebidi, stogidi. Gianni Morandi, and. Sono stufo dell'allenamento, minchia, ha fatto 2 metri. Il nostro amico Ercolano. Gino Nino. Allora, Gino Nino, qui c'è Dwebble e noi gli facciamo il pulso. Eccolo qua, il pulso, andiamo. Bagniamo la pietra. E poi il bigoro. Fanta. Grazie Giorgio, che sei buona per il 2° mese. Ragazzi, let's go. La ripresa di questo streaming, 762 sub. Let's gauss, ragazzi. Gli 800 sub ispossibile. Vogliamo credere in altri 38 sub. Potremmo sognarla questa cosa. Dopo aver sofferto per un minuto. Ricordiamolo, amici di YouTube, un minuto. Però ragazzi, un minuto di sofferenza. Voglio Elican. Ma io ti sparo comunque il pulso. Arriviamo a 1000. Una volta arrivati a 800 si arriva a 1000, bimbi, eh. No, la tomba roccia. La roccica to... Porca buttana. Non puede morire. No. Gobulbasio. E il Bulbasio a 1000 Saidonia nudo? Obiettivamente a 1000 nudo magari no. Però controllo i toss. Magari a petto nudo. Giocare il prossimo il gioco che giocheremo a mezzanotte a petto nudo è il suo perché. Let's go.
Costume di Shrek, sì sì sì. Sei Donia in moto. No no, il costume di Shrek ci sta. Però qui Gianni, il rodarico Gianni. Provo una pozza, ragazzi. Non ho... Potrei fare uno svegliello in realtà, però non penso di avere cure totali. Ah, no, una sveglia. E la usiamo, ragazzi. Che cretino. Johnny Rodari, Johnny Road. Mm-hmm. Let's go. Signori, ora questo lo faccio davvero, questa comunicazione di servizio. Ricordo a tutti che se avete il tasto FreeSub Ready presente sullo streaming passandoci il mouse, potete cliccarlo, perché oggi dava problemi appunto con le sub. Quindi magari vi è scaduta la sub e non ve ne siete resi conto. FreeSub Ready, cliccate e siete gratuitamente dei nostri. Destra. Let's go, let's go, let's go. Yes. Yes, I like it. Fanculo, ma suda di merda. Ti odio. Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? Ragazzi, 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 Deona. Dici, dici. Allora, il puzzle della palestra è che una strada è giusta e una è sbagliata. Quindi il giocatore riesce ad arrivare in fondo semplicemente provando a caso? Sì. Omoshiroi! Sugoi desu ne! Great idea! Goreto, goreto idea! Aspetta che qui c'è Gianfra... Oh no! Potrebbe essere una strada senza uscita! Controlliamo! Oh no! È una strada senza uscita! Gianni Rodari e Gianni è pronto alle poesie. Allora, e qui non ho curato però Franco Buckberg. E non va bene perché lui ha vigore. Ma perché sono al 24, raga? Ma siamo underlivellati. Ma com'è possibile che siamo underlivellati? Sganong. Grazie Neko Xid che sei buona per il 14° mese. Sub fatta a metà dicembre, ma solo ora ho condiviso il messaggio. Sempre felice di rinnovare la sub per te. Grazie mille, bro. Grazie mille. Un abbraccione. Quanti siamo? 7,70? No, 7,61. 7,61. Non erano di più prima. Si è buggato. Ma mi sa che così non ci guadagno niente. Infatti. No, devo dargli la super. No, 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 ragazzi, no, scusatemi. Intendo le sub. Mi pare che fossero 768 e non 761. No, 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 non voi qui in streaming. Mi pareva che fossero 768, ma forse mi sbaglio. Sì, è improbabile che tu ci si buggi, perché effettivamente sarebbe la prima volta stasera. Minchia, non si è fatto niente, Gianni. Why you? Fa male sto stronzo. Non so perché fa così male, ma fa male. Perché con fogli lama non lo ammazzo? Scusate.
Ah no, mi pareva anche a me 7,62. Dammi un nome per favore, sei buona per il quinto mese. Samuele Di Marco, sei buona per la prima volta. Infatti avevo fatto il commento meno 38. Mo 36, vabbè, forse uno in più allora. Metto il Sido, ma qua metto Tyrant, mi sa. Perché gli dovrebbe bullare tutto, sennò così continua a sciaffolare mosse a cazzo. Magari abbiamo una Drago, e GG. Ragazzi, ma perché fa così male? Ah già, perché roccia su roccia è il fuoco nel fuoco. Fascino. Buono. Quanto mi fa ora? Ora mi fa un cazzo, vai, bella. Si vola, ragazzi, si vola. Si vola, si morde. Mordiamo il fafo. Ok, la batto. Perfetto. Il reggo. Il muerso. Lo gnammete. No! Zì. No, no, io lo curo, ragazzi. Se mi sei un casino. Johnny. Bene, mi hai fatto Malox. Me l'hai fatto male. Gnammete Kudasai, esattamente. Proprio quello fa, lo gnammete Kudasai. Let's go. Allora, Tyrant, mi hai dato appena adesso, Marco, la lore. Tyrant non l'abbiamo potuto rinominare perché è un salaryman giapponese, ok? Lui va... Quello lì è il colletto della camicia, questo qui che ha sotto il collo, queste piumette. In realtà il colletto è la sua camicia. Lui non può rinominarsi perché è un businessman, non accetta nickname. Lui è uno serio. Quindi lo gnammete Kudasai lo fa quando va a mangiare. È un salaryman, ragazzi. Un fottuto salaryman. Ok, curiamo Froakie Tusk, per cortesia. Perché con Froakie Tusk l'avremmo fatta tipo Heads, turno 1. Gdpua. Certo, anch'io voglio fare... Solo le persone dell'animo nobile possono scalare la palestra di Alto Ripoli. Bella. Sonia Giovane Speranz. Geo. Plgogo Gang. La Plgogo Gang. È questo che dice Froakie. La Plgogo Gang. Let's go. Idropulso. Dritto nel muso. Bella lì. Attenzione alla Psycho Wave. Niente mi fai. L'un cazzo mi fai. Vieni che go go gang. Let's go. GG. W. Un pezzettino, ma neanche troppo ingente. Secondo me DP. C'è anche Lunaton. Squadra Memo. Il memone bello. Anzi, finisce male oggi. Finisce malissimo. Voglio imparare coro. No. Certo. Gezzone. Devo curarmi, ricordiamocelo. Il Fausto Infasto. Curello. Gdpua. L'arrampicata e le lotte sono una questione di logica. Beh, non ha detto del male, caro il mio Lidio. Idropulsar dovrebbe strabastare. Fatto per Ed Spez.
Anche noi spasso dovremo fargli del grandissimo sesso. Ittati. Onyx piglia al cazzo proprio. Let's go col pulso. Esatto, Frozen si è ripreso Twitch a quanto pare, sì. Siamo arrivati. Raga. Mi curo tutto il curabile. Gdpua. Yes. Ci dovremmo essere, raga. A me va bene partire così. Ti stavo aspettando con ansia. Non stavo più nella pelle per l'attesa. E sai perché? Perché voglio sfidarti, ovviamente. Sei stato molto in gamba a salire fin quassù scalando le pareti. Ma io non sarò da meno. Come hai trovato pane per i tuoi denti. Certo, i muscoli sono fondamentali nelle scalate. Ma per vincere nelle lotte ci vuole ben altro. Boh, ragazzi! Trombami la nonna. Cioè, croc, prima di partire. Trombami la nonna. Cioè, ma ti rendi conto? Croc. Bravo Lino. Allora, Gonigogo Gang. Ma qui idropulso da dritto proprio. Tweet che io giallo chirurgico. Johnny, grazie. E ora c'è Tyrant, vero? Furragni, ragazzi. Vi facciamo un occhio nei teneri. Teniamo, ragazzi, strabene. Ci abbiamo anche il Bitursul. Occhioni teneri. Let's go. Nerfiamo all'osso, ragazzi. Attenzione al Rock Tomb. Questa non fa contatto, vero? Let's go. Meno due. Ok. Ce l'abbiamo. Allora, adesso in teoria possiamo mandare il Bulbas. Volendo sì. Voglio giocarla safe. Che se sto coso critta mi fa del sesso anale. Bravo, aspirante enormi. Indesiderato. Che poi il sesso anale ci può anche sta. Ma indesiderato mai. Lo fa male anche a meno due. Facciamo così. Lo ben gestiamo, ragazzi. Meno due. Grazie Stefano Twitch degli 11 mesi di sub. Meno due. Addormentato. E adesso anche inseminato. Andiamo a spargere il nostro seme sui dinosauri. A ingravidare non solo il domani ma anche l'ieri. Guarda come ingravida la storia il Bulbasseo. Guarda come ingravida i fossili. Il Giurassico e il Triassico sono tutti in dolce attesa
Perché ho rifatto Parassisemi, vabbè. Ma guarda, guarda, guarda come ingravida il passato. Arisonnif. Deve soffrire sto bastardo. Let's go. Ne curiamo. E grazie a Sparksita che sia buona per un anno insieme. Siamo un anno, grazie mille per tutta la compagnia che fate, soprattutto in un periodo così difficile. Team Sidonia, sempre comunque, grazie. 765 sub, signori. Meno 35 al godo, direi alla massima potenza. Foglia. Dormi, dormi, bastardo. Let's go. Andiamo a fare il foil. Ma guarda come ciuccio. Guarda come succhia. Guarda come insemina la storia. Bravo. Bravo. Ma cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? Iperpozione. Va bene, tanto il Bulbas sta tenendo proprio botta alla grande. Ma un crittino di foglie lama? Arriva il Muerzo. Che altro perché quando critta lui lo sentiamo. Perché se questi sono gli attacchi a meno 2, crit ci ammazza, secondo me. Infatti è più safe addormentare. Pog. Pog champ. Poghe cempe. Succhia, succhia. Succhia tutto il buono, succhia tutto il buono. Pling, pling, pling. Succhia tutto il buono, succhia tutto il buono. Succhia tutto il buono. Avete presente, come vi dico sempre, no? La crosticina buona di quando fate gli hot dog in padella. Di quando fate Grustel, tutta la crosticina buona che rimane lì. Noi succhiamo quel buono lì. Quel buono, lo sporchino proprio. Tra le intercapedini di questo Tyrant, quello. Noi lo succhiamo tutto col Bulbasaur. Il succhiare, assolutamente. Let's go. GG. Gianni Morandi. Hai dimostrato di essere una parete insormontabile per me. Mi fa piacere. A volte anche impegnandosi al massimo non si riesce a raggiungere il proprio scopo, ma l'importante è non darsi mai per vinti. Affrontando te e la tua squadra ho potuto percepire una volontà indomita, la volontà di non arrendersi mai con qualsiasi avversario in qualsiasi situazione. Voglio premiare il coraggio e lo spirito di squadra che avete dimostrato in questa mirabile lotta. Ecco la medaglia Rupe. Con la medaglia il Rupee sarà in perfetta armonia con tutti i Pokémon fino al livello 40. Siamo a metà gioco, ragazzi, sì. Compresi quelli ricevuti tramite scambi. E poi ho anche un'altra cosa per te. Rocciotomba. Con Rocciotomba il tuo Pokémon lancia delle rocce addosso al nemico. Le rocce cadute a terra inoltre limitano i movimenti dell'avversario riducendone la velocità. Hai superato le pareti impervie di questa palestra, ma ora devi pensare a come usare le tue doti in altri campi. Scopri come migliorare te stesso e la tua squadra di Pokémon. La risposta ti donerà il sorriso. Ora facciamo le prossime, nei prossimi 33 minuti le prossime palestre. Sono d'accordo, ragazzi. Però no. Cioè, sto facendo il giro del ca. Grazie a Tabon che sei buona per il nonno. È sempre un piacere seguire le vostre live. Senza di voi non saprei come passare la maggior parte delle serate a casa. Siete il mio intrattenimento numero uno. Grazie per l'intrattenimento che offrite ogni giorno. Continuate così. Io ti ringrazio, sei dolcissimo. Grazie mille della sub. Grazie a Big Patata Joe che sei buona per la prima volta. Ricordo che potete abbonarvi per la prima volta pigiando sul tasto Prime. Cioè, scrivendo punto esclamativo Prime in chat o cliccando Free Sub Ready passando il mouse sul video dello streaming. Sixo Massimo, Sixo Massimo, Sixo Massimo. Vado a
salvare. Cioè a salvare a... In realtà no, non vado a curare. Ciao Marco, buonanotte. Riguardati poi in pasta la prossima live che ci sarà tra 30 minuti. Meriterà. Allora, usiamo la bici, bravi bimbi. Assegna. L'ho assegnato, ragazzi. Ragazzi, comunque è proprio vero che prima non c'era la... O meglio, adesso non c'è proprio la cura delle animazioni in Pokémon. E prima invece... Incredibile. Incredibile. Bravissimi. Il animazioni. Greato animation. Bene. Baccapaia. Buona la baccapaia, buona. Ah, ma qui c'è una cattura, voglio. Mai dovremmo avere l'antiparalisi e dovremmo allenare Rosto if possible. Io come al solito chiudo gli occhi. Paung, ma cioè Paung Slugma. Il godo. Il karma. Grazie Marco Carra che sei buono per il 10° mese. Oh mio Dio, non deve avere boato. Non c'è qualcuno che non può essere mandato via, vero? Non ho una Velox Ball. Non credo, almeno. Avessi avuto la Master Ball l'avrei tirata. Non morirai mai, Aundur. Non morirai mai. Questa Nuzlocke ha appena acquisito tutto il senso della vita. Non morirai mai, Aundur. Non morirai mai, Aundur. Non morirai mai, Aundur. Ti porterò sempre con me. Ti porterò sempre con me. All'alba i suoi sinistri urli riecheggiano nell'aria. In questo modo demarca il territorio. Signori, vi presento. Lui è un cantante death metal. E sogna di diventare la prima rockstar su Spotify a Kalos. Come lo chiamiamo? Grazie Igordi che si abbona per la prima volta. Wow, ho Andauri in una Nuzlocke.
Che dono. Non devo perderlo mai, questo deve arrivare in fondo. Dio e anche la Madonna. Karmadum. Gizzonido, Gidonne. Slipcane. Maverick. Saidum, Obstagun, Slugma. Sembrava Slugma perché non ce l'avevo neanche pensato. Andava. Houndonia, Sidehour. Sidoggo. Death Maul. Molto bello. The Fool. Doomslayer. Sweetheart. Hot Dog. Psydog. Psydum. Dio Madonna. Cataldo. Dart Hound. Tokyondum. Nidoggo. Nigniperk. Cane secco. Sidokan. Puppet of Master. Corpse Dower. Sex Cane Sex. Pompadour. Saidum. Houndada. Dandur. Ragazzi, è importante questo nickname perché è il nickname del mio Pokémon preferito. Haumori. Burdum. Per ora Sleepdoom è più bello. Dai, Sleepdoom mi piace. Va bene. I push my fingers into my eyes. It's the only thing. Sleepdoom. It slowly stops the end. If the pain goes on. Subito andarlo a prendere. The things I have to take. Jesus, it never ends. It works its way inside. If the pain goes on. Pa-pa-punk, pa-punk, pa-pa-punk. Ba-da-ba-bum, ba-ba-bum, ba-bum, ba-ba-bum, ba-da-ba-bum. Allora, quieta. Non è il massimo, ma almeno non è sbagliatissimo. Cioè, almeno l'attacco giusto su. Teens. Quieto, ragazzi, perché è come il tizio di Death. Com'è che si chiama? Detroit Metal City. Kens. Dignod. Aveva boato, ragazzi. Aveva boato. Aveva il fottuto boato. La mega esclusiva di Y. Non ce la facciamo scambiare, raga. Mi importa un cazzo. Mi importa un cazzo. Jesus, it never ends. It works its way inside. Ah. Ora tutta la run sarà run di canzoni degli Slipknot. I am a world before I am a man. I was a creature before I can stand. I will remember before I forget. Bizzini, Aleri però, ti dovevi chiamare Jarrias per la lore. No, no, ragazzi, per la lore era Slipdog. Let's go. E let's go. Smagnete. Chunked, chunk. Guarda lì come sbrana. Il tente. Ragazzi, lo Slipdoom è fortissimo. Guardalo lì. Papanaz, panaz. Grazie a Infame che sei buona per 2 anni insieme. Solo 2 anni l'anno prossimo vado all'asilo. Almeno lì si può andare a lezione. Grazie per il divertimento a te, soprattutto a Chiara. Mua, bacetti, Infame, grazie. 7,70 ragazzi, 7,70 sub. Meno 30 alle 800, bisogna arrivarci, bisogna arrivarci, bisogna arrivarci. Si fa. Vediamo chi c'era poi. Per il curiosità. Gianni e Morandi. Allora, devo dire che non mi sarebbe dispiaciuto neanche questo, però no. Ho letto male la il tuo nome, la G è dolce, quindi i Jordi, perdonami, perdonami. Ho un po' paura.
Che la volante qui bene non mi fa, eh. Però non penso mi sciolti. Madonna. Grazie Sottile95 che si è abbonato per il 32esimo mese. Ho rischiato troppo. Tra l'altro era solo io, non hai crit ratio. Saido con le gin e i nick ha problemi. Lo so, lo so. Ma ha fatto l'aerosol davvero, ragazzi. Era proprio l'aerosol. Abbiamo un po' un problema con i volanti. Ora rimette Sleep Dog. Sta a vedere. Ah no, ah ok. Posto. Ok, quindi sappiamo che non è questo il posto per allenarlo. Gdpua. Anche secondo me Tyrant mi serve in squadra al posto di Sabagui. Io ho pensato esattamente la stessa cosa, Ferdi. Quindi mi sa che lo vado a fare. Perché Sabagui adesso non è più sinergico dentro la squadra. E essendo una Nuzlocke, ok che ci piace Sabagui, tanto è diventato il nostro ladro. E Rosto ce l'ho qui, credo. No, non so cosa ho registrato qui, ragazzi. Allora, via Sabaguio, hai servito la patria con onore. No, non sei. Oddio. Fatemi salvare che non si sa mai che crashi tutto. Let's go. Non capisco un cazzo. Tanto un posto per Sabaguio si libererà. No, mi serve proprio uno switch in su volante, ragazzi. Che se no non ho. Ehi, Giulia. Sono semplici pietre, vero? Ma certo, ma certo. Parte la sfida di Virna, che manda in campo Skiplum. Skimblang. Gli do. Che gli faccio più che gli do? Bella lì. Allora, buono che di morso abbiamo la tweet su tantissimi. Male che... Ush, è un ninja, ragazzi, è un ninja. È un fottuto ninja di merda. È un ninja. Ragazzi, è un cazzo di ninja, ragazzi. Infatti se ne va. Talmente ninja che si leva dai coglioni, raga. Guardate come si leva dai coglioni il ninja. Andiamo a farci un tattico foglie lama, benché si sia appena tirato sulle difese, ma non importa. Gianni Moran. Ah, ok, crit. Dopo lamento, vedi di ittare Bulbasseo. Se non itti è in casino. Bravo. Trintrio. Ottimo, 23. Non me ne fotto un cazzo. Grazie Big Andrew che si abbona per l'undicesimo mese. E grande Sleepdom che fa il 20. Vuole imparare Other Sleuth. Ma non ci serve. Che siamo buio. Gli spettri li ettiamo con buio. Rimango col Bulbas, ragazzi. Avrei potuto mettere un Sido, ma secondo me è tweet che io su Dunsperce. Manco per il cazzo, Gesù Cristo. Tra l'altro ha fatto anche stridio. E non metto Houndoom perché potrebbe avere rotolamento il merda. Questo potrebbe essere un lavoro per... In realtà forse anche Tyrant volendo.
Però oddio, c'ha arrotolamento, gli metto il sito, gli fo sonnifero, cazzo mene. Ok, no, a meno 2 no, cioè a meno 4 no. Ragazzi, non ho Luvdisk. Non ho Luvdisk, quindi non so come cazzo dovrei scambiarlo. Switch. La roccia ce l'aveva, non era rotolamento, ma ce l'aveva il bastardo. Che poi partiva la forza antica, Dio Cristo, dopo aver fatto 4 3D. Contento lui. Direi di fare morso. Bastanti boost. GG. Let's go. Very good. Grazie a Bravox che si abbona per il nono mese. Salve, Sede e Chiara, complimentoni per il lavoro che state facendo, bacetti. Grazie a voi di iscrivervi, ragazzi. 773 sub. Se non siete ancora iscritti, può essere il momento giusto per farlo. Alle porte di una live molto speciale, di un'anteprima mondiale, oserei dire. Non so di quanti minuti o ore prima del rilascio, ma è... ma è un'anteprima. Qui, signori, ve lo ricorderete, queste sono le pietre generate dall'assorbimento dei cadaveri dei Pokémon da parte della macchina di Azeta. Quindi stiamo per arrivare a Cromleburgo. Grazie a Moo Blackside che regala una sub, grazie mille, gentilissimo, davvero gentilissimo, lastramente per il defunto Fausto. 715-74, se la memoria non mi fa l'inganno, ragazzi, meno 26. Secondo me si può le anche fa, eh. L'ottocentello si può le anche fa. Il tattico ottocentello si potrebbe anche fare. Ragazzi, io credo che raggiungeremo un record facendo i 1000 prima del 10 del mese. Perché abbiamo fatto i 3.500 il mese scorso a dicembre, ma molte sub arrivano a fine del mese. Non so perché, probabilmente dai tempi vi siete subati alla fine del mese. Quindi molte resub avvengono nella seconda metà del mese. Quindi secondo me sarebbe un record assoluto fare 1.000 sub entro il 10 di gennaio. Grazie di Andre Desiduai che si abbona per il quarto mese. Grande Saido, bella la Dumbattle di oggi. Tra poco mi sconnetto, ma volevo rinnovarmi in live. Grazie mille. Grazie, bro. Queste pietre sono davvero impressionanti, pare che emanino un qualche tipo di energia. Me lo disse alcuni anni fa uno strano personaggio che si chiamava Akrom. Akromio ha visitato Kalos canonicamente? Grazie a MV Blackside che regala un'altra sub, grazie mille. Molto interessante. Quindi Akromio, oltre a studiare Necrozma in Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna, con il Necrosolix e il Lunasolix, no, il Necrolunix e il Necrosolix, giustamente, Solix e Lunix. Studia anche le pietre. Mi mancava questa roba, sì, 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 assolutamente non me la ricordavo. Grazie a Knight che si abbona per il 14° mese. Buonasera Saido, purtroppo stasera passo solo per la resub e per informarti che ho il pipozzo tozzo. Io ti ringrazio, il tuo pipo mi lusinga. Signori, è partito l'hype train, ho visto bene. È partito l'hype train. Boni, questo è folletto. Potrei fare smog, ma se non mi ricordo male Snubbull ha un fracco d'attacco. È partito l'hype train, raga, eh? Vale sempre la regola di poter aggiungere cure finendo il livello 3. Potete farcela se non ce l'avete fatta prima. Se qualcuno ha il millino, lo tiri adesso. Grande Pia Tempesti che sia buona per il 13° mese. Se qualcuno ha il millo, io andrei via, perché ragazzi, Snubbull pena, mena come le bestie.
ci avrebbe fatto una sega, eh? Con Morso. Però, perché non fargli un bel sonnif e mandarlo a dormire? Ecco, 80 sta di base. Ricordavo che avesse un fracco d'attacco, raga. Spabidi babidi. Buono, buono. Ah, crit. Mi pareva. E di nuovo. Bella, altro crit. GG. Non so quali mosse fisiche ci siano deboli tipo folletto, se ne esistono, perché forse c'è solo vento di fata a questi livelli qua. Sai mai. Sai mai. I Jordi. Dio Cristo. Ma tu sei proprio un ragazzino pestifero per tutti i fossili fossilizzati e utilizzati sui gelati. Senti, ma lo sai che tu queste pietre sono qualcosa di fuori del comune? Pare che più di 3000 anni fa... No, aspetta, com'è la storia? Ma lasciamo stare, piuttosto ne approfitto per una rivincita in grande stile. Quindi il Team Flare, giustamente, essendo dotto da Elisio, sa bene cosa è successo qui 3000 anni fa. Ho lasciato un MT? Grazie Shinichi Tetsu che... meme di Spider-Man... Shinichi Tetsu che regala a Marco Cacalano una sub. Signori, siamo a 779, 80 percentile del live train. Signori, meno 21 sub alle 800 e 80 percentile del livello 1. Secondo me uno dei due si può completare. Changjiang, dimostriamo di essere il miglior Changjiang. Grazie Gian Gianz che si abbona per il nono mese. Arrivo sul tardi a rinnovare l'abbonamento. Ormai è nato, lo chiamerò Franco. Bella, nono mese insieme. Let's go. Changjiang. Guarda lì il Changjiang. Guarda lì il Changjiang, ragazzi. Let's go with the... Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho pigiato? Ah no, ok, ha fatto lui perché siamo in Thai. Bravo, perché lui è più veloce. Grazie a Dark Rock Souls che si abbona per la prima volta. Mikko Guri anche si abbona per il 31esimo mese. Let's go. Livello 1 completato. E noi abbiamo fatto il batto. Bari Barò, lui è un ex Fulliev. Io no, io fo il levo dal cazzo e metto il Tyrant. Dai livello 2, dai livello 2 e 782, meno 18, let's go. Attenzione allo studio di raggio. No, no ragazzi, 9 minuti e mi fermo. Attenzione allo sgomo. Niente ci fai. Però guardate, su Tyrant ha fatto quel danno. Grazie a Traxos che si abbona per il 13esimo mese. Certo che sei arrivato in tempo. Let's go ragazzi. Meno 17. Meno 17 alle 800 sub. Oh, piano 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 piano. Devo insegnargli Rock Tomb assolutamente. Stigni, stigni. Lascio assolutamente entrare Ascanio, ragazzi. Ascanio entra il Hoto di gennaio. Perciò limarla è tosta. Esce, ma non mi rosica. Attenzione al Murzel. Dai, GG. Grande GG Crippler che regala due sub. Let's go, 27%. 785, meno 15. Gesù Cristo, però. Non ne usciamo così. Grazie Crimson Iris che si abbona per il 7° mese. Grazie Gatto che ride che sei buona per l'11esimo. Grazie anche il Twitch che sei buona per un anno insieme. Let's go, un anno insieme, un anno grazie a voi, grazie per i momenti un anno con voi, grazie per i momenti più leggeri che ci date. Figurati, grazie a te della sub. 789, meno 11. Curanci Gesù sei buona per il nono mese, meno 10. Meno 10 ragazzi, let's gaus. Ragazzi let's gaus. Ragazzi let's gaus. Aia. Dio Gesù, Madonna in croce. Dio Gesù Madonna in croce. Dio Gesù Madonna in croce. Oh. Sto cazzo.
cazzo di annoyer di merda. Grande Andrea M84 che regala 5 sub. Signori, il palle di Andrea M84 è parecchio grosso, ultimamente sta facendo un sacco di sub donate. Livello 2 del Light Train, 93% le completato e meno 5 sub alle 800. Signori, let's go. E quindi poi diventa meno 200 alle 1000. Ragazzi, ragazzi, che... già con 1994 decide di avere il palle massimo. 10 sub regalate, 805, let's go, livello 2 completato, let's go ragazzi, meno 195 sub. Mancano più o meno le sub che avete fatto stasera, ne avete fatte secondo me 160 questa sera, quindi mancano più o meno le stesse sub che mancavano stasera alle 800 per fare le 1000. Motoretta. Ho perso, ma accetto la sconfitta con stile. Grazie ragazzi del supporto, grazie mille. 54. Non ci posso credere, un'altra sconfitta. Ma allora tu sei davvero un allenatore straordinario. Bene. L'Holovox è un dispositivo che definirei non plus ultra dello stile. Pensa che mi avvisa anche quando ho una nuova missione. Chiunque l'abbia costruito deve avere davvero stile da vendere. Detto questo, me la batto in grande stile, naturalmente. Ciao. Let's go. Ragazzi, aspetto 5 minuti, che sennò poi faccio tardi.